Tutti e benvenuti a questa giornata in cui discutiamo la classificazione internazionale dei reati e le attività che sono svolte dal punto di vista statistico con varie collaborazioni per migliorare questa classificazione e la fruibilità di questi dati. Io mi limito a fare come due parole di introduzione, poi naturalmente lascio il campo a chi ben più di me ha lavorato e sa cosa. Come dibattere il tema di grande interesse che ci occupa questa mattina. Quindi mi limito semplicemente ai saluti. Signora Capo Dipartimento, signori direttori, signori rappresentanti del Ministero della Giustizia, dell'Interno e della Difesa, cari colleghi, signore e signori. Pace, giustizia e istituzioni forti sono al cuore del 16° obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Uno dei suoi traguardi è descritto come promuovere lo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti. Sono personalmente convinto, e lo siamo tutti come istituzione, che l'accesso alla informazione statistica di qualità sulla giustizia rappresenti una parte integrante del conseguimento di questo traguardo. L'Istat ha la consuetudine molto antica di produrre statistiche giudiziarie e penali, alcune delle quali nel tempo sono state decentrate ai ministeri competenti. Si è però sempre coltivata la capacità di interagire, di far dialogare i sistemi informativi e collaborare con tutti per garantire la completezza e l'alta qualità delle informazioni. Oggi ci troviamo qui per condividere una buona pratica che ha dato ottimi frutti. La collaborazione tra Istat e i ministeri ha permesso infatti di dare attuazione alla classificazione internazionale dei reati delle Nazioni Unite e di avanzare lungo la strada dell'armonizzazione dei dati. Il sistema della navigazione dei reati, che oggi presenteremo, va nella direzione di facilitare l'approccio alla giustizia anche da parte di chi non è esperto della materia, ma è portatore di bisogni conoscitivi. È un lavoro progressivo e in continuo aggiornamento. I dati che saranno resi accessibili attraverso il portale dei reati sono stati configurati in modo tale da produrre, oltre alle usuali tabelle riepilogative, anche rappresentazioni cartografiche di immediato effetto. Nel portale, la normativa di riferimento viene aggiornata annualmente, così come la sua corrispondenza con la classificazione internazionale dei reati. Questo strumento è pensato per facilitare nel nostro Paese un processo di convergenza e armonizzazione della risposta all'utenza interna, che è sempre più vasta, specifica e matura nelle sue domande. Allo stesso tempo, il portale migliora la nostra capacità di rispondere alle richieste delle organizzazioni internazionali e, attraverso la classificazione internazionale, permette il confronto di dati giudiziari penali di diversi paesi. Questo avviene grazie a un importante mutamento di prospettiva, ponendo alla base del sistema l'evento e non la norma. Lo strumento consente di non condizionare l'accesso dei dati dalla conoscenza del sistema giudiziario e dalla struttura normativa di ogni singolo Stato coinvolto. La classificazione internazionale dei reati, International Classification of Crime and Statistical Purposes, ICCS, costituisce il primo passo per la comparabilità delle statistiche sulla criminalità dei diversi paesi. A livello nazionale, questa classificazione assicura alle molteplici istituzioni che contribuiscono alla produzione dei dati sul crimine la possibilità di condividere lo stesso linguaggio e allinearsi allo standard statistico internazionale per la raccolta dei dati. L'Istat ha partecipato dal 2010 alla progettazione dell'ICCS e dal 2015 ha avviato la sua attuazione, creando un gruppo interministeriale formato dai ministeri della giustizia, dell'interno, dell'economia, dalla magistratura militare, dal centro di ricerca interuniversitario Transcrime, che si è incardinato all'interno del circolo di qualità del SISTAN sulla giustizia e la sicurezza. Un lavoro ampiamente partecipato e condiviso. Oggi desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che ne hanno fatto e ne fanno parte e condividere con loro la mia soddisfazione. Un grazie particolare va anche alle Nazioni Unite, all'Ufficio di Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime, per la loro continua attenzione verso il miglioramento e la sempre maggiore armonizzazione delle statistiche. La nostra collaborazione con voi per accrescere e migliorare la capacità statistica che continua da decenni abbraccia molti temi, dalla corruzione al femminicidio,
dal disegno delle indagini sulla vittimizzazione alle stime richieste nell'ambito degli SDGs. Attraverso i contributi che verranno condivisi nelle sessioni in programma oggi, presenteremo con soddisfazione i risultati del buon lavoro svolto dal nostro Paese in risposta alle esigenze nazionali e internazionali. Auguro pertanto a tutti una proficua discussione e un buon lavoro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie al Presidente per il saluto iniziale e agli organizzatori per avermi invitata a questo incontro importante. Io in realtà penso che sia più utile che io parli piuttosto che dell'innovazione digitale nel sistema della giustizia, del rapporto tra digitalizzazione della giustizia e statistica, perché questo mi consente di collegarmi meglio al tema che è oggetto di questo incontro. Infatti la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari offre una opportunità immediata nella gestione dell'informazione che sottostà ai processi di digitalizzazione. Il fatto originario, il procedimento giudiziario che ne scaturisce, i suoi esiti, le conseguenze sui soggetti coinvolti e altri aspetti ancora, sono codificati sin dall'inizio in dati immediatamente leggibili. Ciò permette una standardizzazione delle informazioni elementari e riduce drasticamente i tempi e i costi dei trattamenti successivi. Quindi, semplificando al massimo, per effetto della digitalizzazione, l'informazione relativa al procedimento giudiziario diventa immediatamente dato e con i necessari passaggi può generare statistiche tempestive di qualità messe a disposizione tanto dello stesso sistema giudiziario, sia a livello degli uffici che del decisore politico e anche in definitiva della collettività. Ecco, in questo sintetico passaggio che ho voluto fare è racchiuso un aspetto particolarmente rilevante del mandato della nuova struttura della quale il Ministero si è dotato di pochi mesi, che è il Dipartimento che io coordino, cioè il Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Vi risparmio la giaculatoria di tutti i riferimenti normativi che hanno portato all'istituzione di questo nuovo dipartimento, peraltro la denominazione un po' pedante del dipartimento racchiude in sé tutte le sue la sua composizione in termini di articolazioni organizzative e quindi di funzioni alle quali è chiamato ad assolvere. Questa missione importante alla quale facevo riferimento, attribuita al nuovo Dipartimento, sta proprio nell'integrare due importanti leve del processo di modernizzazione del sistema della giustizia, e cioè la transizione digitale, per l'appunto, e la disponibilità di dati che consentano un monitoraggio continuo dell'operare del sistema medesimo. È ovvio che la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari è un'attività che si collega strettamente al complesso delle riforme che in questi ultimi tempi sono state poste in campo e che sono complessivamente racchiuse negli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è evidente che dalla digitalizzazione possono derivare conseguenze importanti per il sistema dei servizi della giustizia in termini di maggiore efficienza e effetti positivi che dovranno poi manifestarsi a partire da questi sul sistema economico e sociale. Quindi il Dipartimento è direttamente coinvolto per via delle sue responsabilità in materia di digitalizzazione nella realizzazione
del programma di riforme appunto che fa riferimento al PNRR, però appunto, non mi pare questa la sede per entrare nel merito degli interventi previsti, invece mi pare questa la sede per soffermarmi un po' di più su quanto il Dipartimento sta facendo per rafforzare la funzione statistica e quindi la capacità di produrre, naturalmente in collaborazione con i soggetti che fanno parte del SISTAN e di cui il Dipartimento attraverso l'Ufficio di Statistica è esso stesso componente, per venire alla produzione di dati più possibile affidabili, tempestivi, sulla performance del sistema della giustizia. E proprio il PNRR che richiamavo crea le premesse per l'ampliamento di questa funzione, in quanto il nostro Paese e il Ministero si sono impegnati nei confronti delle istituzioni europee a porre in essere un articolato sistema di monitoraggio dei risultati anche in itinere in relazione agli interventi di riforma che sono stati previsti. In particolare, in base agli impegni assunti con la Commissione europea, siamo chiamati ad operare su tre fronti. Il primo è quello del monitoraggio statistico degli indicatori di raggiungimento dei target di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali e dell'arretrato civile. Si tratta di un monitoraggio semestrale che abbiamo cominciato a pubblicare sul sito istituzionale del Ministero. L'ultimo monitoraggio pubblicato, è l'unico pubblicato in realtà sinora, si riferisce al primo semestre 2022, quindi dati che hanno una relativa tempestività. Il secondo impegno che ci siamo assunti riguarda il monitoraggio dell'impatto organizzativo degli investimenti che sono stati fatti in risorse umane per rafforzare una parte significativa del processo di riforma, che è quella che fa riferimento all'ufficio del processo. Adesso non posso entrare nel merito di questo, però è importante ricordarlo, perché si tratta qui di attivare un monitoraggio che restituisca delle informazioni sulle ricadute di questo investimento in capitale umano sui tempi amministrativi e della giurisdizione. Infine, dovremmo anche affrontare la valutazione dell'efficacia dei nuovi istituti introdotti nell'ambito delle riforme civile e penale, e quindi, come potete capire, siamo di fronte a un vasto programma. Ed è evidente che in relazione a questi impegni, che si aggiungono a una produzione statistica che aveva già subito all'interno del Ministero uno sviluppo significativo, la priorità che bisogna assegnare alla qualità e alla tempestività delle informazioni diventa ancora più alta. E appunto siamo convinti, confidiamo che appunto la digitalizzazione possa aiutarci attraverso importanti guadagni in termini di tempistica, capillarità e completezza nelle fasi di acquisizione dell'informazione di base. Credo di non dire nulla di sconvolgente per chi opera nell'ambito della statistica ufficiale, ma questo tipo di passaggio non è così scontato e così banale da fare in un contesto come quello della giustizia, in cui la cultura statistica, pur avendo subito negli anni dei significativi progressi, però ha ancora molta strada da percorrere, e noi appunto stiamo spingendo attraverso il Dipartimento perché questa strada venga percorsa, utilizzando anche gli strumenti che l'appartenenza al Sistema Statistico Nazionale ci può mettere a disposizione. Vengo, per chiudere, all'oggetto del convegno di oggi, perché, come peraltro ha già sottolineato il Presidente Blangiardo, i risultati che stanno per essere presentati sono un esempio importante di come la collaborazione sugli standard del sistema possa consentire avanzamenti
che rendono migliori, quindi più affidabili e robuste, le informazioni statistiche relative al mondo della giustizia. Il Presidente parlava di una best practice. Quindi oggi, se parliamo di standard di sistema che rendono più affidabili e robuste le informazioni statistiche, oggi ci confronteremo, ci concentreremo col tema delle classificazioni e nel caso di specie delle classificazioni dei reati. Tutti noi sappiamo come le regole di classificazione siano una pietra angolare di qualsiasi processo statistico. Devo dire, e in questo mi congratulo con l'Istat e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, che, come di nuovo ricordava il professor Blangiardo, dobbiamo considerare ancora un work in progress, però penso di poter dire che non era scontato giungere alla definizione di regole capaci di costruire un ponte tra una classificazione internazionale, quella delle Nazioni Unite, l'ICCS, e il complesso articolato sistema normativo italiano, che è il cuore del lavoro che è stato fatto. Quindi è inutile che ripeta quello che è già stato detto, insomma, aver lavorato a questa classificazione, poter disporre di questa classificazione, poter disporre di un sistema come il sito web o il portale di navigazione online che l'Istat ha messo in piedi, aiuta a porre su fondamenta più solide il confronto internazionale, la cui utilità è importante sia per avere una migliore capacità di osservazione dei fenomeni, una migliore confrontabilità, anche a livello degli effetti delle politiche poste in essere per affrontare i fenomeni che sono oggetto dell'osservazione. Mi potrei anche sbilanciare per dire che sulla scia del successo e della collaborazione che ha portato ai risultati di cui tra un po' si comincerà a discutere nel merito, si potrebbe forse creare, c'è stato uno scambio informale tra noi e l'Istat qualche settimana fa, una rete interistituzionale strutturata che sia in grado di presidiare con continuità la risposta che le istituzioni italiane, che spesso sono coinvolte nella risposta alle stesse indagini, possano fornire alle richieste che provengono ad esempio dalle Nazioni Unite, piuttosto che dalla Commissione Europea, piuttosto che dal Consiglio d'Europa, naturalmente sotto l'egida del SISTAN e sotto la guida dell'Istat. Chiudo ringraziando ancora una volta l'Istat per questo incontro e soprattutto per aver guidato un lavoro così complesso e di lunga lena come quello che ha portato ai risultati di oggi. Naturalmente tutte le istituzioni che hanno contribuito a questo lavoro, a cominciare dai colleghi del Ministero della Giustizia che numerosi partecipano a questa sessione. Grazie. Grazie alla dottoressa Marconi e al Dipartimento per il contributo che ha dato e per quello che potrà dare ulteriormente nei prossimi tempi. Io a questo punto cedo il coordinamento al dottor Gazzelloni e quindi entriamo nel vivo dei lavori. Prego. Grazie Presidente, grazie anche a Pia Marconi per l'introduzione. Abbiamo organizzato questo incontro in una maniera che penso voglia mettere in risalto già degli aspetti di risultato, anche se stiamo parlando di un processo che apre delle prospettive di lungo periodo molto interessanti, su questo poi torneremo. Quindi abbiamo impostato il lavoro con una prima sessione sulla classificazione internazionale, una seconda sessione su
le applicazioni di questa classificazione internazionale che già iniziano a essere realizzate in contesto italiano, per poi aprire invece alla fine una tavola rotonda tipicamente SISTAN, proprio perché è ovvio che un'operazione del genere si caratterizza, si connota immediatamente nella cornice del SISTAN. Quindi io passerei velocemente la parola al dottor Sarrica, che è collegato in remoto, per avere una prima presentazione della classificazione internazionale dei reati a fini statistici. Quindi do la parola a Fabrizio Sarrica delle Nazioni Unite. Sì, salve. Buongiorno. Salve, buongiorno. Perfetto. Grazie per l'invito, grazie alle autorità presenti. Chiaramente ci dispiace non essere lì con voi. E io sono Fabrizio Sarrica, gestisco il Dipartimento per la Ricerca, la sezione per la ricerca sul crimine per UNODC, e da 2002 lavoro nel Dipartimento Ricerca di UNODC. E diamo il benvenuto all'Italia nella famiglia dei paesi che hanno adottato e che hanno accolto la ICCS. Io mi limiterò in questi 10 minuti a parlare della ICCS da una prospettiva internazionale, una prospettiva delle Nazioni Unite. So che gli altri panelist andranno più nel dettaglio tecnico dell'ICCS. Sappiamo le difficoltà della raccolta dati e nell'analisi dei dati per quanto riguarda il crimine, i reati, la classificazione chiaramente dei reati, soprattutto si era detto poco fa, soprattutto poi quando vediamo la classificazione, il coding dei reati da un punto di vista internazionale, vediamo le problematicità nel paragonare le informazioni. Eppure in altri campi ci sono degli standard internazionali abbastanza affermati, nella medicina, nelle scienze in genere. Troviamo degli esempi di maggiore standardizzazione a livello internazionale per la raccolta dati e per il coding e la classificazione dei dati. Chiaramente nel crimine, nei reati, è più difficile, perché ed è una delle diciamo maggiori difficoltà che abbiamo a che fare noi che ci occupiamo di ricerca sul crimine a livello internazionale, perché entra in campo la normativa nazionale, e la normativa nazionale chiaramente nel contesto dei codici penali è di competenza, stretta competenza dei paesi membri. Con ICCS le Nazioni Unite provano ad andare oltre queste difficoltà e cercare una standardizzazione appunto nella codificazione del crimine, dei reati. Io ho una PowerPoint, non so se si vede, credo di sì. Appunto, sappiamo i limiti anche non solo nelle difficoltà nella raccolta dati, ma anche sappiamo perfettamente, noi che ci occupiamo di ricerca sul crimine, che i dati amministrativi rappresentano soltanto la famosa punta dell'iceberg, e che ci sono chiaramente delle problematicità nel momento in cui vogliamo paragonare i dati italiani con i dati degli altri paesi del mondo, soprattutto perché c'è chiaramente una diversa definizione del crimine, c'è una diversa definizione del reato. E già da diciamo un 50 anni si prova, le Nazioni Unite o comunque le organizzazioni internazionali provano a trovare un'armonizzazione
sulla classificazione dei reati, diciamo, si inizia a lavorare sul concetto di ICCS nel 2009 con grande successo e con un grande lavoro di consultazioni con le autorità nazionali. Si arriva alla sua approvazione da parte dalla UN Statistical Commission e del CCPCJ, che sarebbe, diciamo, la piccola Assemblea Generale di UNODC, diciamo, dei paesi all'interno di UNODC. Quando parliamo della UN Statistical Commission, però, qua voglio essere chiaro, non stiamo parlando di un corpo estraneo ai paesi. Le Nazioni Unite sono un luogo di incontro e la UN Statistical Commission è il luogo di incontro di tutti gli uffici statistici del mondo. Quindi tutti i paesi e tutti gli uffici statistici del mondo sono invitati alla consultazione, sono stati invitati alle consultazioni per l'ICCS. Quindi alla fine di questo processo, UNODC, che ha il ruolo di facilitare questa consultazione, ha avuto il ruolo di facilitare questa consultazione, ha adesso il ruolo di promuovere il risultato. Ecco, nel 2015 abbiamo pubblicato appunto questo manuale, queste guidelines per l'implementazione dell'ICCS. È un manuale che va nel dettaglio, chiaramente tecnico, della codificazione, che appunto verrà poi discussa più in là dagli altri panelist. E al momento, come dicevo prima, abbiamo perché tra le altre attività quello che facciamo è una raccolta dati continua, annuale, a livello globale, e anche un monitoraggio dei paesi che adottano ICCS. E le ultime informazioni che abbiamo raccolto, quindi diciamo al 2021, 44 paesi al mondo ci danno indicazione di avere adottato l'ICCS. Diciamo, abbiamo un core group di paesi che hanno adottato, implementato l'intera ICCS, diciamo, in tutte le sue parti. Poi abbiamo un 47% dei paesi che abbiamo sondato, che invece hanno implementato gran parte dell'ICCS, e qualche altro paese, soltanto alcune parti, diciamo una minoranza dei paesi che abbiamo sondato non ha ancora adottato l'ICCS. Chiaramente, diciamo, anche qua parliamo, diciamo, di un'analisi su 56 paesi, ma è chiaro che ci dà un'indicazione su come l'ICCS si sta diffondendo, ed è proprio alla base del concetto di ICCS. Dobbiamo, ed è questo il nostro ruolo a questo punto, supportare i paesi perché interiorizzino questo strumento. Più viene diffuso, più viene standardizzato. Non ci stiamo limitando a questo, stiamo andando oltre. Quindi, ultimamente abbiamo pubblicato e abbiamo lavorato su un approfondimento dell'ICCS nel contesto femminicidio. Abbiamo nel 2022 pubblicato questo Statistical Framework on Gender-Related Killings of Women and Girls. Quindi, diciamo, nelle linee generali dell'ICCS, poi andiamo nel dettaglio del femminicidio. Anche questo è stato approvato dalla UN Statistical Commission
è un lavoro che abbiamo fatto insieme con UN Women e che poi appunto è andato in questo processo di consultazione in tutti gli uffici statistici internazionali. In questo momento siamo impegnati nella sua diffusione. E, diciamo, ecco, in questo esempio andiamo, diciamo, individuiamo delle specifiche, degli indicatori più specifici su quello che è la relazione tra la vittima e il criminale, che ha della vittima del femminicidio, del criminale che ha commesso il, del perpetrator che ha commesso il crimine. Stiamo al momento lavorando su una statistical framework sulla tratta di persone, sul trafficking in persons, e questo è un lavoro che già da 2 anni stiamo svolgendo con l'IOM, con l'Ufficio delle Nazioni Unite sulle migrazioni, perché anche loro si occupano chiaramente di tratta di persone. Noi lavoriamo molto su quello che è la raccolta dati e l'analisi, la pubblicazione di studi sulla tratta di persone come IOM, quindi abbiamo deciso di lavorare insieme per creare uno statistical framework, è quasi finalizzato e adesso, diciamo, inizieremo questo processo di consultazioni, quindi probabilmente tra 2 anni avremo questo nuovo statistical framework che appunto va ad approfondire quelle variabili di ICCS che si occupano di tratta di persone, e con UNICEF stiamo, anzi UNICEF sta lavorando su un approfondimento che è la violenza dei minori. Quindi, diciamo, la strategia nel lungo periodo è questa di poi avere dei approfondimenti per lo specifico crimine, sempre in un contesto internazionale che è quello dell'ICCS. Al momento gli sviluppi che ci vedono impegnati noi di UNODC è quello di fare training, lavoriamo già dal 2016 su dei training per, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nel contesto degli SDGs chiaramente. Io e i miei colleghi lavoriamo, soprattutto i colleghi che sono nel field, negli uffici regionali, costantemente per, diciamo, dare capacità ai paesi in via di sviluppo, agli uffici statistici dei paesi in via di sviluppo, su quello che è l'ICCS. Abbiamo, stiamo lavorando anche su degli online training, in particolare poi ultimamente abbiamo sviluppato delle app che rendono, diciamo, l'interazione e l'understanding di quello che è la CCS in maniera abbastanza user friendly. E con questo io concludo, mi sono tenuto sui 10 minuti. In questa pagina potete vedere le app di cui parlavo prima, i nostri dettagli, contatti, email sono qua in questa slide, ma poi soprattutto abbiamo un rapporto consolidato con Istat da molti anni, anche dei rapporti personali, e quindi, diciamo, siamo sempre a disposizione dei paesi, dei governi, degli stati membri per queste collaborazioni e per supporto in questo caso all'integrazione dell'ICCS. Vi ringrazio. Grazie, grazie al dottor Sarrica, e andiamo avanti con gli interventi. Io prima di dare la parola a Giusy Muratore volevo fare velocissime considerazioni sulla ICCS dal punto di vista dell'Istat. Il dottor Sarrica ci ha raccontato in maniera dettagliata quella che è stata la genesi, l'evoluzione e la manutenzione che ci sarà in futuro da parte delle agenzie delle Nazioni Unite. Io provo a farlo dal punto di vista Istat. Allora, innanzitutto, ma su questo poi l'intervento della dottoressa Muratore sarà più dettagliato, l'Istat ovviamente segue il progetto perlomeno dal 2010, poi vi racconteremo meglio come, in che forma e con che risultati.
Velocissime considerazioni invece proprio dal punto di vista Istat e Sistan, di una classificazione che risulta a mio avviso particolarmente importante e particolarmente complessa, perché l'Istat è chiamato proprio dal suo mandato legislativo a occuparsi del coordinamento delle classificazioni statistiche, sia in termini di produzione, sia in termini di gestione e traduzione di quelle internazionali. Solo per fare due o tre esempi, la classificazione delle attività economiche, la classificazione delle professioni o la classificazione delle cause di morte, sono classificazioni che hanno una loro complessità, ma che nascono soprattutto, per esempio, professioni e attività economiche, già con una natura statistica da organismi internazionali che le varano, le discutono, le aggiornano. Così anche quella delle cause di morte nasce da esigenze diagnostiche e sanitarie, ma poi è, diciamo, strettamente statistica. A differenza di queste classificazioni, ogni paese, come ci ricordava anche Sarrica, ha già una sua classificazione dei reati che risiede nel codice penale. E quindi il fatto di aver lavorato su come rendere una classificazione di questa natura statistica, affrontando le complessità dei codici dei diversi paesi, è un lavoro effettivamente eccezionale. Il fatto che la ICCS si basi su eventi, azioni e comportamenti e modalità e non sui codici di tutte le normative che caratterizzano i singoli paesi, è un salto logico enorme ed è l'unico salto logico che in qualche modo ha permesso di non ha permesso e permetterà sempre di più, questo è il secondo punto di quello che volevo dire, di non condizionare l'accesso ai dati alle strutturazioni e alla conoscenza dei vari sistemi giudiziari. Quindi è un salto logico di portata veramente importante. Quindi la traduzione italiana fatta dal gruppo di lavoro che ricordava il Presidente in apertura è stata una traduzione veramente che ha comportato molto lavoro e da cui ci si aspetta una mole importante di risultati. È appunto una tipica operazione Sistan che nasce proprio nell'interazione di soggetti che collaborano al mantenimento e allo sviluppo del sistema statistico nazionale, che ha impegnato appunto molti soggetti per quanto riguarda la sua realizzazione. Questa traduzione, questo lancio, diciamo, di questa ICCS in questo contesto è particolare perché avviene appunto in un periodo particolare. Avviene in un periodo in cui, per vari motivi che un po' tutti conosciamo, il sistema nel suo complesso sta accelerando, sta correndo verso livelli, come ci ricordava anche il capo dipartimento Poni, di digitalizzazione più spinta delle informazioni detenute dalle amministrazioni e dai vari soggetti coinvolti nei diversi contesti tematici. Quello che si sta facendo è qualche cosa che dovrebbe dare un'accelerazione al concetto di interoperabilità. È un concetto che ci sentiamo raccontare, di cui ne abbiamo parlato ormai da parecchi anni, ma in qualche modo le condizioni esterne stanno premendo per un certo livello di accelerazione di questo aspetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, proprio a livello centrale, l'Istat è coinvolto, insieme alla Presidenza del Consiglio, al team digitale, ad altri soggetti, nella predisposizione di quello che iniziamo a chiamare il catalogo dei dati nazionali. Quindi pensate quanto è importante il fatto che progressivamente anche nel catalogo dei dati nazionali subentri tutto l'aspetto di metadatazione che in qualche modo questa classificazione mette sul campo. Questo catalogo dei dati implica uno sviluppo forte di concetti e di strumenti sia sul piano giuridico che sul piano informatico. Cioè è importante sviluppare la cornice giuridica dei concetti di cui si parla quando due amministrazioni dello Stato si scambiano dati, così come è importante strutturare la parte informatica, le famose ontologie, che servono ai sistemi delle diverse amministrazioni per potersi scambiare i dati. Quindi questa accoppiata, diciamo, giuridica e informatica sottostà al fatto che si sta andando verso
la realizzazione progressiva di quella che si chiama la piattaforma digitale nazionale dei dati, dove lo scambio dei dati non sarà più fatto con la lettera di richiesta che l'Istat fa al Ministero di Giustizia, il Ministero di Giustizia fa all'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Entrate fa al Ministero dell'Interno per la NPR e via dicendo, ma ci dovrebbe essere un sistema che, forte di questa componente giuridica informatica definita e forte appunto di sistemi che permettano le interazioni tra le macchine, non tra gli umani, in qualche modo questi scambi dovrebbero essere facilitati. Questa cornice giuridico-informatica sottostà a uno sviluppo di scambio di informazioni che avrà sicuramente, e qui ci sarà diciamo la sfida in termini di governance del sistema, avrà sicuramente un correlato sul piano di uno sviluppo sia statistico che amministrativo. Cioè, quando diciamo che ci sarà maggior facilità nello scambiarsi dati, di quali dati stiamo parlando? Dell'interrogazione puntuale che il cittadino fa all'anagrafe per avere un certificato di stato civile, o di un'interrogazione massiva che l'Agenzia delle Entrate fa sulla NPR e su altri sistemi perché ha bisogno di sapere qualche cosa su tutti i cittadini di una regione? Cioè, dovremmo un po' alla volta diciamo anche condividere a livello di sistema come si vanno a coniugare questi approcci che sono appunto sempre più potenti, ma essendo sempre più potenti mettono insieme in qualche modo esigenze amministrative e esigenze statistiche, che sappiamo bene essere diciamo due famiglie che non si sposano perfettamente anche in termini di privacy, quindi il discorso della governance di questi sistemi sarà assolutamente importante. La cosa importante da capire, cioè noi abbiamo fatto alcune sperimentazioni sull'interoperabilità anche in passato su alcuni sistemi particolari, la cosa importante da capire è che l'interoperabilità che può sfruttare classificazioni come quella di cui parliamo oggi è un concetto che chiama in causa anche gli investimenti informatici dei singoli enti. Perché in un sistema circolare, qual è quello che appunto questi concetti fanno pensare, ognuno è un rispondente, non siamo soltanto richiedenti, ma ognuno è un rispondente e l'assetto informatico del rispondente è quello più impegnativo, è quello che necessita più investimenti. Quindi chiudo velocemente, non voglio tirarla per le lunghe su questi concetti, ma chiudo velocemente dicendo che la presentazione di oggi, il fatto che si metta in campo l'ICCS con convinzione, presenta ovviamente grandi opportunità immediate, ma anche grandi richieste, anche grandi sfide, anche grandi difficoltà, se vogliamo, per lo sviluppo a breve e medio periodo, perché appunto richiederà, se vogliamo andare nella direzione in cui sta andando tutto il Paese, anche per il settore giustizia, richiederà ovviamente ulteriori investimenti. Quindi è un grande risultato e oggi appunto presenteremo anche parte di questi risultati, ma è anche un grande punto di partenza, questo volevo sottolinearlo. Quindi, per entrare un pochino nel merito, passo adesso la parola alla dottoressa Muratore, che vi inizia a parlare dell'esperienza Istat sulla classificazione internazionale dei reati. Prego, Giusy. Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti in questo convegno, che è un po' per noi un momento veramente importante di dire non è un punto di arrivo, ma è un punto di continuazione, quindi tra un passato, quello che abbiamo fatto fino adesso e quello che stiamo iniziando a fare anche con un'impostazione parzialmente diversa. Dall'inizio abbiamo creduto moltissimo rispetto proprio a questa classificazione come l'unica possibilità per andare verso l'armonizzazione. Quindi abbiamo iniziato a lavorarci dal 2010, una task force, come diceva l'autorità Sarica, che ha unito UNODC e UNEC, poi l'apporto di Eurostat e i vari paesi, tra cui appunto anche noi. È una classificazione
che ha il punto di forza nel fatto di essere basata su un evento, quindi l'accadimento d'evento, che è, quindi va al di là del codice penale. Quindi sì, è una classificazione di reati, ma la cosa positiva è che può essere alimentata da tantissime fonti, dai dati delle denunce, ai dati dei procedimenti, degli imputati, ai dati dei detenuti e ai dati delle vittime, quindi anche attraverso le indagini di vittimizzazione, nel momento in cui vado a descrivere un evento. La criticità di cui vi parlerò e che per noi è stato essenziale è cercare di individuare l'evento nella realtà, come codificarlo nelle CCS, quindi andare a lavorare sulla definizione, ma allo stesso tempo come la legislazione penale descrive l'evento e come questo può essere trasferito in una ottica classificatoria. E la sperimentazione per noi come paese proprio, ma anche con altri, è iniziata nel 2012, quindi prima abbiamo partecipato alla stesura credendoci moltissimo, ma poi abbiamo iniziato anche a sperimentare sui dati dei procedimenti delle procure della Repubblica. E lì erano venuti fuori già delle differenze, delle cose che non andavano nella classificazione, una diversa impostazione, perché i vari paesi, adesso ve ne ho citati soltanto alcuni ovviamente, avevano dietro diversi codici penali, quindi l'approccio anglosassone, l'approccio latino, del codice penale romano, ma non eravamo solo noi, erano i messicani, i brasiliani, i spagnoli, i francesi, e di là tutti i codici anglosassoni. Quindi lì è costata la fatica di mediare, di dire ma come andiamo a rappresentare, e vi facevo qua un esempio, uno dei più semplici però, Manus et Serious Assault, che include le minacce nel codice anglosassone, ma non per noi. Quindi lì è stata l'importanza di andare a mediare con i vari interlocutori come doveva essere rappresentativa. Ed è l'aspetto positivo, è che è una classificazione che va a descrivere situazioni non necessariamente penalizzate, per cui l'Italia non ha dei reati che sono nella classificazione internazionale e viceversa. Quindi è importante andare a codificare una norma che è importante dal punto di vista dei diritti umani, diciamo, e al di là di quello che è la penalizzazione nel singolo paese. Un altro aspetto importante è stato a quel punto ragionare su ma cosa mi perdo in questa classificazione, quindi andiamo ad aggiungere categorie di tipologie, di codici CCS e anche categorie macro, anche andare a ragionare su diverse situazioni. Ovviamente la cosa che è stata essenziale è stato il migliorare anche, vedrete nella classificazione, quando ci sono per ogni tipologia codice, quindi a 4 livelli, le inclusioni e le esclusioni, sempre ragionando l'importanza della mutua esclusività e completezza. Ora, questo lavoro non l'abbiamo tradotto dal 2015 nel tentativo di implementare questa classificazione. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, abbiamo creato una roadmap, abbiamo iniziato a tradurre la classificazione in italiano, cosa non facile, proprio per terminologie che hanno dietro anche significati diversi, no? Quindi non è una traduzione letterale, e sicuramente troverete anche delle discordanze, ma anche la difficoltà di avere tanti dubbi nel momento in cui andavamo a cercare a dare un senso in questa migrazione tra la situazione italiana e quella internazionale, e dei codici che per noi era impossibile trovare, quindi che restano tuttora aperti. E, diciamo innanzitutto un... un gruppo interministeriale, è stato detto già chi ne sono stati i componenti, ma di questo voglio solo dire una grande armonia e disponibilità totale nell'aver lavorato insieme. L'obiettivo era condividere le stesse definizioni, produrre tabelle di convergenza e attraverso partire dal tesauro dei reati su cui si soffermerà il mio collega, il dottor Caterino, cercando di lavorare su 4.500 voci storicizzate tra diritti, contravvenzioni, aggravanti e attenuanti per arrivare ad un collegamento con la classificazione internazionale.
Il primo step è stato un bottom up approach. Noi siamo partiti dal livello minimo della classificazione, dal quarto livello, perché per noi in alcuni casi era più facile, in altri no, dipende dalle situazioni. E cercare di verificare se il contenuto quindi poteva corrispondere a una determinata categoria, cercando di ragionare sui criteri della classificazione, che sono la policy area, il target, la seriousness e il means, lo strumento. Ma allo stesso tempo avere anche tanti dubbi che venivano sollevati, e quindi qual è il target e in questo caso il criterio della prevalenza. Non è stato un lavoro facile, il secondo step è stato quello di aggiornare continuativamente le CCS, anche le CCS in base ai cambiamenti nella legislazione. Allora il tesauro viene aggiornato dall'Istat, ma tutti quanti, il gruppo intermissoriale aggiorna le tabelle di convergenza. E allo stesso tempo avevamo anche una serie di dubbi sollevati, e per noi è stato essenziale il riferimento alle Nazioni Unite, quindi tornavamo agli UNODC. Su alcuni casi emblematici, vi faccio un piccolissimo esempio, tra la legge sul monopolio dei sali e tabacchi. Ma che cos'è per noi? Era contrabbando oppure viceversa è un atto contrario ai regolamenti? E quindi da lì siamo riusciti a trovare delle soluzioni insieme ragionando sugli obiettivi da raggiungere. Il terzo step, che è ancora ovviamente in fase di anche questo di lavorazione, è l'implementazione dei tags, ovvero tutto ciò che aiuta a capire cosa c'è di più specifico all'interno di un reato, di una tipologia, ma anche la citazione che si diceva prima rispetto alla relazione che identifica la violenza di genere, tanto per fare un esempio. I tags spesso per alimentarli servono informazioni supplementari spesso non disponibili e informazioni che vengono anche da più fonti e da più informazioni. Alcune cose ancora non ci sono chiare, ad esempio può essere il guadagno illecito tra i motivi o ad esempio la situazione che in Italia invece è molto ricca per alcune cose come la criminalità organizzata, che può essere a volte un comma di un articolo, come nel caso della rapina con aggravante per la criminalità organizzata, come può essere la circostanza aggravante, come essere un reato a sé stante. Quindi in alcuni casi abbiamo una ricchezza, in altri no, in altri abbiamo problemi sul lavoro proprio sui commi che magari non ci sono, che non ci permettono di identificare la differenza tra uno scippo e un furto in abitazione, perché i commi all'interno del 624 bis non vengono magari compilati concretamente, ma il Ministero dell'Interno ha più informazioni e allora comunque si dà una visione, una rappresentazione di questa tipologia di reato in Italia. Il quarto step ed ultimo è la fase della pubblicazione, il navigatore dei reati che lega la legislazione italiana, la classificazione italiana alle CCS e in futuro una pagina web per permettere l'aggiornamento back office del lavoro rispetto all'aggiornamento progressivo della classificazione internazionale dei reati. E da ultimo, i primi risultati. Sicuramente è stato un lavoro essenziale, io direi in primis in Italia, perché noi ci siamo messi a decidere cosa c'è dietro la tratta, cosa c'è dietro lo smuggling, il contrabbando di persone, e iniziare a dare alle istituzioni internazionali, che siano le Nazioni Unite, Eurostat, la Commissione della DG Home o l'Institute for Gender Equality o gli SDGs, per rispondere in modo che sia coerente il più possibile tra le nostre istituzioni che sono sedute nel gruppo e ad oggi presenti. Quindi quello è stato il primo passaggio importante, decidere insieme cosa diamo, quali dati, quali fattispecie giuridica afferisce a questo aspetto. E lì poi è venuto fuori tutta una ricchezza anche di dover lavorare sull'armonizzazione non solo legata alle CCS, ma a una serie di, che vi illustrerà Claudio Caterino, sui gruppi trasversali dei reati, che è una cosa che ci siamo inventati per rispondere alle classificazioni internazionali. Ovviamente un lavoro in progress, e come vedrete tra poco sia nella presentazione del navigatore dei reati, ma in progress anche la nostra alimentazione della classificazione, che sicuramente bisogna tutto quello che è stato detto di una capacità di vigilare diversa per rendere un contenuto utilizzabile non solo. Grazie.
Grazie, grazie alla dottoressa Muratore. E entriamo quindi nella seconda parte del convegno. Io inviterei tutti in sequenza a prendere la parola e a illustrare, anche a venire qui, a illustrare diciamo, le applicazioni. Quindi si parte, faccio diciamo, l'elenco, si parte con l'illustrazione del navigatore dei reati, realizzato appunto sulla base della ICCS e di tutto il lavoro che vi ha descritto la Muratore, e sarà illustrato da Claudio Caterino dell'Istat. Poi iniziano le applicazioni che iniziano diciamo, a dare i propri frutti e quindi abbiamo il dottor Stefano Delfini del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno che parla dell'applicazione della classificazione ai dati di forze di polizia, la dottoressa Stefania Totaro del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia in ambito penale come ha funzionato l'ICCS, l'uso della classificazione dei dati sui detenuti da parte della dottoressa Flavia Tagliaferro del DAP, dell'amministrazione penitenziaria, e poi un'applicazione, limiti e pregi dell'applicazione sul caso dei reati di corruzione da parte del dottor Gianluca Volpe e di Barbara Baiocchi, che sono della direzione di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia. Prego tutti i relatori di cercare di tenersi nei tempi, perché purtroppo se cerchiamo di dare vivacità con interventi snelli, poi se ci allunghiamo diventa più complesso invece gestire tutto quanto. Quindi io lascio la parola inizialmente a Claudio Caterino e poi ai relatori che seguono. Grazie. Buongiorno a tutti, io illustrerò il portale delle classificazioni e il navigatore. L'intenzione è quella di mostrare dal vivo il funzionamento, non attraverso delle slide che comunque ho con me, perché ho visto la presentazione di Bill Gates di Windows 10 quando in diretta TV non funzionò, però siamo sicuri che vada. In sostanza noi vogliamo rispondere a delle richieste che ci arrivano costantemente, e lo facciamo attraverso un sistema classificatorio che è già sul sito dell'Istat, ma è piatto, diciamo, divido lo schermo, però devo chiudere, il problema è questo, divido lo schermo, vado sull'altra stazione. Allora, questa è il portale delle classificazioni che è stato creato e ha diverse pagine che sono qui dal lato e rappresentano le varie possibilità di ricerca, perché in realtà, dicevo, sul sito dell'Istat esiste la classificazione, però è piatta, diciamo, non si conosce il contenuto. Noi vorremmo rispondere a due richieste fondamentali che ci arrivano, cioè una voce di catalogo dei reati, di tesauro dei reati, come lo chiamiamo anche, come è mappato nelle classificazioni, sia quelle in uso in Istat, che sono i due tipi, un po' quella corta e quella lunga, la short e la long, dettagliata e sintetica, qui sono rappresentate come sintetica e analitica, sia nella classificazione internazionale dei reati dell'ONU. In sostanza questa è quella che noi chiamiamo query diretta. Poi c'è una query inversa, ma, e questa è una domanda che ci arriva spesso, nella voce di classificazione, per esempio, reati ambientali, cosa c'è dentro? Cioè quali sono gli elementi di catalogo dei reati che sono inclusi in quella categoria, in quella voce, in quel livello. E quindi rispondiamo a questo attraverso questo
portale questo catalogo dei reati e attraverso un navigatore. Innanzitutto la base della classificazione è un catalogo, quindi abbiamo all'interno delle voci che sono norme che prevedono violazioni di tipo penale, ma consideriamo anche, quindi delitti e contravvenzioni, ma consideriamo anche gli aggravanti, le attenuanti, delle definizioni, anche delle sanzioni amministrative che qualificano qualche volta il reato. Questo perché? Perché il catalogo dei reati in realtà è operativo, non è semplicemente un elenco a sé stante, ma interfaccia i dati che arrivano dalle procure. Questi dati che arrivano dalle procure noi li dobbiamo interpretare. Per esempio, se dobbiamo considerare un articolo del codice penale, dobbiamo considerare anche magari la legge che l'ha introdotto, perché può essere rappresentato nei dati degli uffici giudiziari sia in un modo che nell'altro. Lo stesso, il catalogo dei reati non ha cancellazioni, viene aggiornato periodicamente, quindi vengono introdotte delle norme che sono nuove e vengono aggiunte. Le norme invece che vengono modificate non vengono cancellate, ma c'è una data di validità e questa data di validità viene praticamente, c'è una chiusura logica e c'è l'inserimento della variazione. La variazione che riguarda essenzialmente la descrizione, quindi la rubrica del reato, la pena e il tipo di reato, magari una depenalizzazione. Questo è il catalogo. Vado sulla pagina catalogo. Pagina catalogo e una presentazione sul catalogo. Cosa possiamo fare? Possiamo fare una ricerca. La ricerca appunto sulla descrizione del reato, sulla rubrica, attraverso una serie di voci, tra cui posso selezionare, ma anche posso scrivere, per esempio, lesioni, e c'è un live search che seleziona e filtra le categorie, per esempio lesioni colpose. Vediamo quale affetta, no, lesioni, ecco, omicidio, lesioni a causa di onore oppure abbandono di persone minori o incapaci. Con l'applicazione e c'è il risultato, c'è una sola voce che si riferisce a questa, è il del codice penale, è l'articolo 591. C'è una descrizione, possiamo cercarne un'altra, per esempio, ecco, qui, semplicemente rapina, sicuramente, ecco, rapina aggravata, applica, ne abbiamo sempre una sola. Se faccio semplicemente rapina, io applico, e abbiamo una serie di risposte. Queste si differenziano per la descrizione. Noi possiamo fare un'esportazione di queste voci, di tutta la tabella che è il risultato, oppure solamente di alcune selezionate, perché magari ci interessano solamente alcune. Possiamo regolare la dimensione della pagina, ma l'elemento fondamentale è questo. Sono queste due icone che sono di lato. Il più, che ci permette di visualizzare informazioni supplementari, tenendo conto che lo spazio a disposizione è questo, quindi il dettaglio della norma, quindi ad esempio qui, il comma 1 dell'articolo 628 del codice penale, è rappresentato qui, insieme a tutti gli altri sottoriferimenti, che sono la lettera, il numero, il tipo di reato, la pena media in mese, una pena media, e la validità. Se io invece clicco sulla icona, ottengo esattamente la risposta alla domanda che mi ponevo. Ma questo articolo, nelle voci di classificazioni, dove è rappresentato? E cliccando sull'icona, che io, praticamente è una lente, ma io la considero una chiave di passaggio alle classificazioni, ottengo che
per la classificazione sintetica che si basa sul codice penale dell'Istat è rappresentata all'interno dei delitti contro il patrimonio e ha una voce di rappresentazione in rapina. Quindi chi ha davanti dei dati, una tabella dell'Istat, sa che questa è una voce che finisce, che è mappata qui. Esiste anche una rappresentazione analitica che tiene conto non delle aggregazioni del codice penale secondo il titolo, la sezione e il capo, ma proprio come voce di diciamo più dettagliata. Bisognerebbe esprimere il perché si passa da una singola voce alla voce aggregata oppure alla voce rappresentata nella classificazione analitica. Nella classificazione internazionale esiste invece la voce del gruppo 4 è rappresentata a livello 1, ma noi riusciamo rispetto a questa ad arrivare al terzo livello della classificazione internazionale. La differenza tra la classificazione internazionale e la classificazione invece rappresentata in Istat è data dal fatto che rispetto alla classificazione internazionale il collegamento è fatto tra il singolo elemento del catalogo dei reati, del tesauro dei reati, e la voce corrispondente della classificazione internazionale al massimo livello di dettaglio possibile. La dottoressa Muratore precedentemente ha detto: noi cerchiamo di partire e di associare il massimo livello di dettaglio possibile. Quando non riusciamo per qualche motivo, perché il dettaglio non corrisponde alla norma che noi rappresentiamo, siamo costretti a salire di livello. È anche rappresentato uno dei reati trasversali che abbiamo mappato, che è uno dei reati trasversali previsti dalla classificazione internazionale come variabile di disaggregazione. In questo caso SIC-8 è il situational context, cioè che tipo di reato. Qui non è rappresentabile come una delle voci caratteristiche, quindi rimane come altro reato. Io, anche senza chiudere la ricerca, io posso andare a ricerca con fonte normativa. In questo caso è una ricerca per norma. Io conosco la norma, io sto cercando nel tesauro, in pratica, sto cercando nel catalogo. Voglio trovare qualcosa e capire come è organizzata a livello di classificazione. Io cerco, per esempio, posso selezionare codice penale e indicare un articolo che può essere il 575, sempre l'applicazione, e mi trova omicidio volontario. Posso cercare di nuovo 324, che è furto, e ho la risposta. In questo caso, poiché ho la selezione solo dell'articolo, mi mostra ovviamente anche la versione che è il bis ter quater della norma, e ci sono tutte le varie possibilità. Anche qui non lo faccio rivedere, ma si può esportare, si può stampare non l'ho fatto vedere prima, nelle varie forme di formati di stampa. E ha lo stesso effetto, il più mostra eventualmente, ecco, furto in abitazione e furto con strappo. Questo non ha, è un articolo secco che non ci permette di distinguere tra le due specie, come invece vorrebbe la classificazione internazionale. Con la lente abbiamo di nuovo il passaggio alla classificazione internazionale e alle classificazioni. Un altro modo di ricercare è attraverso il tag. Io, se clicco direttamente su applica, ho esattamente tutta la classificazione. Se invece clicco due volte, mi si aprono di lato una serie di caratteristiche che sono state individuate per quella norma e ci permettono di, ecco, per esempio, se io tutte le norme che hanno come elemento comune armi, applico,
e quindi ottengo. Io in pratica in questo modo ho fatto una serie di ricerche, varie possibilità, magari perché so la norma, so cerco un argomento, oppure cerco all'interno della descrizione, ottengo un'estrazione e un collegamento alla classificazione internazionale. Giusto per completezza, elimino la ricerca e posso cercare anche per magari legge. Io non ricordo la legge, ma so che è di un certo anno. Indico per esempio 2018, applico e mi vengono estratte tutte le norme del 2018. A questo punto posso fare un ulteriore filtro perché riesco a ridurre il cerchio rispetto a quello che magari mi interessa. Questa è in pratica una selezione e un passaggio, abbiamo visto il passaggio alla classificazione, alle classificazioni. Invece la stessa cosa la possiamo fare rispetto alle tabelle. Qui vediamo la tabella della classificazione sintetica che è strutturata secondo il codice penale, per cui ha i titoli, le sezioni e i capi del codice penale. E poi ci sono alcune informazioni più dettagliate. Lo stesso, non lo ripeto, c'è la possibilità di esportare, ma qui c'è una funzione cerca. Questa funzione cerca è in diverse tabelle e ha lo stesso scopo, cioè ancora filtrare la tabella. E funziona come ricerca su tutte le colonne della tabella, per cui se io scrivo omicidio mi filtra quelle voci che c'erano della classificazione che rappresentano l'omicidio. Se invece scrivo murder, ovviamente ritorno lì, se scrivo invece murder, filtra le voci della colonna tradotta in inglese con quelle informazioni. La stessa cosa, non lo faccio vedere, ma per la classificazione analitica, la classificazione internazionale è lo stesso, noi l'abbiamo sia rappresentata nei suoi livelli, quindi i gruppi sono 11, poi ci sono i sottolivelli, un terzo livello e un quarto livello, il massimo è il quarto livello. Abbiamo una descrizione in italiano e la traduzione in qualche maniera della descrizione in inglese prevista nella ECCS. Questo ID padre significa che le voci sono delle sottovoci, sono dei livelli inferiori rispetto al livello 01. I livelli sono il livello maggiore è rappresentato con un numero, va da 1 a 11, perché sono 11 le categorie di primo livello, poi a loro volta si suddividono. Questa è la classificazione internazionale. Io cosa posso fare? Clicco sulla lente e ottengo tutte le voci del catalogo dei reati, del tesauro dei reati che compongono quel gruppo che ho selezionato. In questo caso ho selezionato 01. Posso chiudere, è giusto, seleziono 103 e si ottengono solamente quelle di 103. Ma non solo quelle, anche i sottolivelli di 103, perché questa è la differenza fondamentale per come è mappato la classificazione internazionale rispetto al tesauro dei reati, al catalogo dei reati rispetto alle classificazioni italiane. Per le classificazioni usate in Istat c'è un codice intermedio che raggruppa le unità. Ogni articolo del codice penale ha un codice intermedio. Questo codice intermedio è rappresentato a qualsiasi livello, per cui io cliccando, e torno indietro per esempio a quella sintetica, cliccando alla voce contro la vita, delitti contro la vita, io ho tutti gli elementi
di controllo della vita, a prescindere se sono elementi di quel livello o anche dei livelli sottostanti. Io li ho indifferenziati, mentre per ottenere, questa è una necessità per come è rappresentata la classificazione internazionale, cioè uno a uno tra l'elemento del tesauro e l'elemento della classificazione, se io voglio rispondere immaginando in un futuro il collegamento diretto di queste voci ai dati, che è una delle possibilità, io se voglio la voce 101 devo sommare tutte le norme, tutti i dati relativi alle norme di quella voce 101, ma anche delle voci sottostanti. In questo caso sono più. Ora, questo perché? Perché c'è bisogno di tutto l'albero per poter comporre gli elementi del tesauro che rispondono a quella richiesta. In sostanza, per esempio, tornando qui, questa rappresentazione ci fa vedere anche un'altra cosa. A livello 01, che è il livello più alto, non c'è nessuna voce del tesauro associato. Significa che noi siamo riusciti a collegarla, a collegare le voci del tesauro che si riferiscono agli atti che conducono alla morte o che intendono condurre alla morte, a un livello di dettaglio maggiore. Se non fossimo riusciti a collegarle a un livello maggiore, dovevamo salire e quindi avere una rappresentazione meno fine. Oltre alla classificazione internazionale, noi abbiamo applicato anche quelle che nella ICCS è considerata una variabile di segregazione, in qualche modo un tag che accomuna le norme, quello che abbiamo visto prima, che era il situational context. Qui li abbiamo mappati, per esempio, ecco, se riesco a... Per esempio, noi abbiamo quelli della ICCS, sono questi qui, location, il motivo del crimine, il situational context che abbiamo visto mappato, per esempio in relazione al crimine organizzato che ha nominato la dottoressa Munatore prima, e abbiamo tutte le norme del codice e del tesauro che sono collegati a quella voce. Abbiamo anche, oltre a quelle dell'internazionale, anche mappato alcune altre voci che sono dei raggruppamenti particolari che possono rispondere alle richieste internazionali. I reati sessuali suddivisi in reati di violenza sessuale e reati a sfondo sessuale, di cui parlerà probabilmente successivamente la dottoressa Totaro. Cliccando si ottengono le informazioni e il funzionamento è sempre lo stesso: esportazione, la lente e il più per vedere il dettaglio, l'eventuale dettaglio. Poi c'è l'ultima pagina che permette di avere raggruppate tutte le funzioni che abbiamo visto fino adesso. Quindi in una sola pagina è possibile ottenere tutte le possibilità di approfondimento, di filtro, di selezione, di passaggio dalla classificazione nazionale, dal catalogo dei reati alle classificazioni e viceversa. Sviluppi futuri sono previsti e sono possibili, cioè noi abbiamo adesso la norma che è rappresentata così com'è, ma potremo rispondere a una richiesta del tipo, non so, reati di terrorismo dal 1970 al 2002, creando una storicizzazione della norma, cioè collegando le norme secondo le loro variazioni. Oppure possiamo anche aggiornare le norme attraverso, qui sono rappresentati i partner
che hanno partecipato, ci sarà la possibilità di avere un link e aggiornare tutti insieme le norme, chiaramente in un sistema condiviso che permetta di rispondere in modo uniforme alle richieste internazionali. Questo è il funzionamento complessivo, chiaramente la parte che da sviluppare ancora è quella dei gruppi di rado, perché chiaramente si aggiungeranno mano a mano che verranno individuate delle categorie che sono utili. Io ho completato, vi ringrazio. Avevamo spiegato, buongiorno a tutti, e chiedo un attimo un ausilio, vediamo se riusciamo a dividere. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, intanto un ringraziamento all'Istat per l'invito. Io rappresento in questo contesto il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Ministro dell'Interno partecipa con grande convinzione e grande impegno a questa progettualità dell'Istat, che è veramente un'eccellenza del nostro paese. E già dal 1981 il legislatore, con grande lungimiranza, ha istituito una banca dati delle forze di polizia all'interno del nostro ministero, che poi si è evoluta. Quindi noi partiamo già una situazione un pochino più avanzata, e quindi devo dire che anche nel nostro confronto con rappresentanti delle forze di polizia di altri paesi, devo dire che insomma il nostro paese da questo punto di vista rappresenta già delle evidenze, già delle buone prassi. Noi rappresentiamo la componente interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, perché nei nostri uffici lavorano colleghi di tutte e quattro le forze di polizia, e siamo un ufficio di analisi criminale, quindi al servizio, a supporto del Ministro dell'Interno, ma anche come punto di riferimento delle forze di polizia. Quindi noi lavoriamo, vediamo con grande favore ovviamente questo progetto, lavoriamo quotidianamente con i dati che sono il nostro primo riferimento per le nostre attività di analisi, primo riferimento, ma non solo, perché poi vedremo che abbiamo la necessità di integrare il nostro patrimonio informativo anche con altri. E quindi abbiamo dato con grande convinzione il nostro contributo, perché crediamo fortissimamente in questa progettualità. Ma perché è particolarmente importante anche per le forze di polizia questa attività? Intanto ci consente di confrontare il nostro patrimonio informativo con quello anche registrato in altri paesi, e questo da una parte per esempio ci può in qualche maniera permettere di misurare l'impatto di nuove norme nel nostro paese. Pensiamo al codice rosso, quindi anche a reati di recente introduzione, come abbiano impattato nell'attività delle forze di polizia, o anche per esempio come è accaduto nel 2020 in maniera particolarmente evidente, come alcune misure che hanno costituito un unicum, come le misure di limitazione della circolazione, e abbiano avuto un impatto diverso su diverse forme di criminalità, quindi sulla criminalità predatoria o magari in maniera diversa sui maltrattamenti in famiglia. Quindi ha costituito, pur nella sua drammaticità, un momento particolarmente importante dal punto di vista dell'analisi criminale. E d'altro canto questo ci consentirebbe, come noi già stiamo facendo in maniera sperimentale attraverso la rete dei nostri esperti per la sicurezza, quindi i colleghi delle forze di polizia che prestano servizio in altri paesi, e quindi già c'è un confronto empirico di dati, però questo già ci consente di poter certificare che il nostro paese è comunque un paese più sicuri a livello internazionale, insomma.
Quindi perché per noi è particolarmente importante? Proprio perché la misurazione dei dati ci consente di poter agire e di poter intervenire anche su quello che poi è il momento più importante da parte del cittadino. Noi possiamo, diciamo, dimostrare tutte le statistiche possibili, però poi quello che conta è la percezione della sicurezza. Quindi noi attraverso questa attività contiamo di intervenire e implementare quindi quella percezione della sicurezza nel cittadino. Perché? Perché tutto questo fa sì che ci sia maggior fiducia nelle istituzioni, maggior fiducia nelle forze di polizia e quindi possa, diciamo, aumentare quella che noi chiamiamo tecnicamente anche la propensione alla denuncia. Perché un confronto di dati è importante, ma deve tenere in considerazione anche questo elemento. Quindi la propensione alla denuncia da parte dei cittadini, quindi il senso civico, ma non solo, che porta poi un cittadino a presentare una denuncia, altrimenti quel reato difficilmente sarà conosciuto. E noi questo lo misuriamo, misura diversa per reati diversi e per fenomeni diversi, e abbiamo qui citato alcuni esempi. Non so, per esempio il reato di usura è un reato che si denuncia con grande difficoltà. Lo stesso sarà poi, diciamo, oggetto di successive digressioni, quello dei reati corruttivi. Pensiamo alla violenza di genere o domestica, insomma. Quindi la nostra attività, la nostra missione è anche quella di far sì che diminuisca quel cosiddetto numero oscuro, cioè quel numero di reati, di condotte penalmente rilevanti, ma che non vengono denunciate. E quindi aprire la versione, diciamo, di questa parte dell'iceberg, proprio cercando di favorire la denuncia da parte dei cittadini. Per fare questo noi già, e per implementare anche il nostro patrimonio informativo, noi già, come diceva anche l'operatore, ci avvaliamo anche di questionari sulla vittimizzazione, e per farlo ci confrontiamo con le più grandi associazioni che rappresentano le componenti economiche, produttive, sociali del nostro paese, proprio per cercare di integrare il nostro patrimonio informativo e poter avere tutte quelle informazioni delle quali non siamo già in possesso, quindi poter avere maggiori informazioni su eventi che non sono denunciati, poter avere informazioni anche sulle vittime, perché noi, ovviamente, la banca dati delle forze di polizia nasce sulla base del codice penale. Il codice penale, come voi sapete, è basato per lo più sulla figura dell'autore del reato. Mentre invece noi nel tempo abbiamo cercato di integrare il nostro patrimonio informativo e quindi di avere nella nostra banca dati il maggior numero possibile di informazioni anche sulla vittima del reato, perché questo è particolarmente importante per poter orientare poi l'attività del decisore. E quindi attraverso queste interlocuzioni con questi soggetti, queste interlocuzioni ci permettono di integrare il nostro patrimonio informativo. Pensiamo per esempio al reato di recente introduzione di induzione e costrizione al matrimonio. Ebbene, i dati, ovviamente parliamo di poche decine di dati di eventi che abbiamo nel nostro patrimonio informativo, però anche qui, confrontandoci con le più grandi associazioni che operano in questo settore, ci permette di poter in qualche maniera avere la misura di questo fenomeno e poter eventualmente intervenire lì dove è necessario, in quelle parti, diciamo, della società dove è necessario. Ho detto prima che ovviamente non partiamo da zero, c'è una tradizione anche di grande collaborazione con l'Istat, e come attività di analisi noi già andiamo a misurare alcuni reati e andiamo anche oltre, diciamo, quello che è presente nella mera banca dati delle forze di polizia. E, per esempio, per quanto concerne la raccolta sugli omicidi volontari, una raccolta che già viene effettuata da tempo, questa, così come già diciamo, indicato nelle linee guida, consente di misurare, poter comparare anche
il livello della percezione della sicurezza nei diversi paesi è un indicatore, ovviamente non è l'unico indicatore, ma è un indicatore anche del livello di violenza presente in un certo paese. Ecco, anche da questo punto di vista degli omicidi volontari il nostro paese si pone come rapporto fra omicidi volontari e popolazione in maniera assolutamente favorevole rispetto ad altri paesi con tradizioni analoghe a quella nostra. E, nel senso sempre delle linee guida, vengono già raccolti da tempo elementi ulteriori, quindi quali il contesto nel quale avviene l'omicidio, la relazione fra vittima e autore e anche il modus operandi. E quindi già queste raccolte vengono effettuate, peraltro sempre in quell'ottica che è stata indicata prima di conoscenze, di condivisione del dato, tutte queste informazioni vengono pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, proprio per, oltre ad essere oggetto ovviamente di confronto e di scambio di informazioni con l'Istat, vengono anche pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno proprio per favorirne la conoscenza e la condivisione da parte del cittadino, ma da parte anche di tutti gli altri organismi che possono essere interessati a questi dati, penso a giornalisti oppure organizzazioni. E, per concludere, quali sono, diciamo, le attività che abbiamo in atto per poter in qualche maniera rispondere a questa sfida e a quello che ci viene richiesto anche a livello internazionale? Intanto cercando di aggiornare e di intervenire sulla formazione del personale in maniera tale che questa cultura del dato, della classificazione, della correttezza del dato, della bontà del dato sia sempre maggiormente diffusa fra le forze di polizia ma anche negli uffici che si occupano di analisi criminale, perché possono i nostri dati essere sempre più utili per andare a integrare la classificazione internazionale dei reati. In secondo luogo, sempre insieme ad Istat, e cercare di adeguare la nostra banca dati, di aggiornarla in maniera tale da poter provvedere all'aggiornamento di quelli che noi chiamiamo codici SD, in maniera tale che questi possano essere in qualche maniera affini, analoghi ed utili poi per la classificazione internazionale dei reati. E poi in linea anche con quelle che sono le ultime tendenze anche della criminalità, ci stiamo organizzando anche la nostra banca dati su due aspetti in particolare. Uno è quello del MODIF, cioè quindi perché ultimamente, cioè in realtà già dal 2010 è stato istituito l'Osservatorio sulla sicurezza contro gli atti discriminatori, che è composto da rappresentanti di Polizia di Stato e Carabinieri all'interno del Ministero dell'Interno, e quindi però stiamo cercando di implementare la nostra banca dati per andare proprio a percepire, a misurare in maniera molto efficace anche i cosiddetti hate crimes. E d'altro canto, anche per quanto riguarda i crimini legati al fenomeno cyber, anche in questo caso stiamo integrando la nostra banca dati, perché abbiamo avuto modo di verificare, insomma, era un fenomeno già in atto da tempo, la pandemia l'ha semplicemente ulteriormente diciamo accelerato, però che una parte dei reati si sta spostando sulla rete, anche reati tradizionali. Quindi anche per poter avere contezza di questo fenomeno abbiamo inserito una voce di dettaglio per poter andare a verificare quali reati tradizionali vengono commessi avvalendosi del computer e della rete, e quindi già abbiamo una raccolta sperimentale in questo senso e contiamo poi successivamente di poter fornire dati per andare a misurare anche questo fenomeno e di metterli a disposizione. Quindi iniziative come quella di oggi per noi sono assolutamente, le accogliamo con grandissimo favore, permiamo la nostra massima disponibilità per poter dare il nostro contributo per questo progetto, perché missione, insomma, dell'Istat, crediamo molto nella conoscenza e nella condivisione di tutti i dati, nel nostro caso perché favoriscono la cultura dell'analisi, ma credo che siano un momento fondamentale proprio per il decisore per poter assumere decisioni in qualsiasi settore. Quindi concludo ringraziando l'Istat per questa grande opportunità e per questo progetto. Grazie di nuovo.
Grazie, buongiorno. Io sono Maria Stefania Totaro, funzionario statistico del Ministero della Giustizia del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. E in questo intervento presenterò due applicazioni del lavoro sulla classificazione dei reati ai dati dei minori dell'area penale in carico ai servizi della giustizia minorile. Ci tengo a dire preliminarmente che questo lavoro del tavolo interistituzionale coordinato dall'Istat costituisce una bella esperienza di collaborazione tra le istituzioni che prosegue già da diverso tempo, è stato portato avanti con impegno, dedizione ed è sicuramente un lavoro molto utile non solo per il confronto internazionale ma anche per l'analisi nazionale dei dati dei reati. E allora entrando... vedremo quindi, dicevo, due esperienze di applicazione. La prima in ambito internazionale è l'applicazione della classificazione internazionale nel suo primo livello ai dati dei minorenni detenuti. E la seconda invece è un'applicazione che riguarda i cosiddetti gruppi trasversali di reato di cui si è parlato prima e in particolare dei reati sessuali ai dati dell'utenza degli uffici di servizio sociale per i minorenni. E brevemente un accenno a quella che è la fonte di questi dati, ossia il sistema informativo dei servizi minorili, che è il sistema che gestisce i fascicoli personali dei minori in carico ai servizi della giustizia minorile per l'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e per gli interventi socioeducativi. Quindi il sistema che contiene i dati anagrafici, di famiglia, giudiziari, del trattamento, ogni dato o informazione che è utile alla presa in carico dei minori in area penale interna ed esterna. Un set di questi dati, periodicamente sottoposto a verifica e controllato al fine di assicurarne la completezza e la correttezza, confluisce poi in quello che è il nostro sistema statistico, il sistema dei cruscotti informativi statistici. E le tipologie di reato ovviamente appartengono a questo set di dati. Quindi entrando, diciamo, nel merito delle applicazioni, la prima è l'applicazione della classificazione internazionale ai dati dei detenuti negli istituti penali per i minorenni ed è stata effettuata in occasione della richiesta congiunta di dati che annualmente perviene da Eurostat e dalle Nazioni Unite. E questo è il primo anno che il nostro paese, cioè l'Italia, riesce a riscontrare la tavola 4.6 del questionario che richiede appunto di classificare i dati secondo le categorie della classificazione internazionale. I quadrati colorati rappresentano appunto le 11 categorie della classificazione internazionale. E noi l'abbiamo applicata ai dati dei detenuti minorenni che come vedete hanno delle frequenze basse, questo devo infatti premettere, che la detenzione per i minori assume carattere residuale, in quanto nel nostro ordinamento viene lasciato spazio a percorsi alternativi, quindi la maggior parte dei minori autori di reato segue delle misure in area penale esterna. Diciamo quello dei minorenni detenuti è un sottinsieme particolare dell'insieme complessivo dei minori dell'area penale. E analizziamo in questo grafico i dati dei delitti ascritti ai detenuti entrati negli istituti penali per i minorenni nell'anno 2021. Sono valori percentuali, così questo ci permette di vedere come si distribuiscono. Sull'asse sono indicate appunto le 11 categorie di primo livello della classificazione internazionale. Possiamo osservare, facciamo un'analisi in base alle frequenze in ordine decrescente, osserviamo che la categoria con la massima frequenza è la numero 4, quella degli atti contro il patrimonio che comportano violenza o minacce nei confronti di una persona. In questo caso specifico dei minorenni detenuti è una categoria costituita quasi esclusivamente dal reato di rapina, che è il reato prevalente tra i minorenni detenuti. Non così tra i minori dell'area penale complessivamente, in cui assolutamente prevale il furto, che qui troviamo inserito nella categoria numero 5, atti contro il solo patrimonio, che si pone al 20,9%. E
seconda per importanza è la categoria numero 2, atti che causano lesioni o tesi a causare lesioni alla persona, 21,7%. Prevale in questa categoria in maniera predominante il reato di lesioni personali volontarie, che è molto frequente tra i minori e negli ultimi anni anche in aumento. Le altre categorie hanno un'importanza minore e sempre in ordine decrescente troviamo la numero 6, gli atti inerenti alle sostanze stupefacenti al 10,8%, quindi la categoria numero 8, gli atti contro l'ordine pubblico, l'autorità, le leggi dello Stato al 6,6%. Qui per esempio c'è il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che anche questo è un reato diffuso tra i minori. E quindi la numero 7, atti con frode, inganno e corruzione. E per esempio tra i minori in questa categoria troviamo i reati di falsità in atti e persone e anche le ricettazioni. Minore importanza hanno le altre categorie, la 9, atti contro la sicurezza pubblica, la sicurezza dello Stato. Qui per esempio ci sono dei casi di detenzione illegale di armi. E poi la numero 1, gli atti che portano al decesso, intesi a causare il decesso, in cui sono inseriti gli omicidi volontari consumati e tentati, e infine l'ultima per importanza numerica, la numero 3, gli atti di natura sessuale. E sono pari a zero in questo caso la categoria numero 10, atti contro l'ambiente. Reato di questo tipo lo troviamo tra i minori in area penale esterna, riguardano soprattutto per esempio il sentimento degli animali, tipo maltrattamenti di animali, sono pochi casi. E non ci sono neanche casi relativi all'ultima categoria, che è residuale. Io poi avevo preparato degli approfondimenti sui quali vado velocissima per motivi di tempo, in particolare il confronto tra l'anno 2020 e 2021, in cui abbiamo assistito a un aumento generalizzato dei flussi di utenza dei servizi minorili e anche degli ingressi negli istituti penali, e lo ritroviamo in quasi tutte le categorie di reato, fa eccezione la numero 5, negli atti contro il solo patrimonio, che più o meno si mantiene stabile. Infatti una delle cose che abbiamo osservato nel passaggio dal 2020 al 2021 è una riduzione del reato di furto. E quindi vado veloce, dicevo, qui il confronto è rappresentato in valori percentuali, le slide sono poi disponibili. E un altro approfondimento, non richiesto dal questionario internazionale, ma l'abbiamo voluto effettuare, riguarda un'analisi di genere. Possiamo vedere la presenza femminile è molto bassa, è una caratteristica tipica della criminalità minorile. Le ragazze le troviamo coinvolte prevalentemente nei reati di furto, infatti vediamo una loro maggiore presenza nella categoria numero 5. E gli atti contro il solo patrimonio. Troviamo invece molto presenti tra i minori detenuti la componente straniera, e siamo su una media del 44% degli ingressi, e gli stranieri sono più presenti negli istituti penali rispetto all'insieme complessivo dei minori dell'area penale, dove siamo intorno al 22-25%. E i reati in cui sono maggiormente presenti sono quelli contro il patrimonio, infatti vedete le categorie 4 e 5, i reati contro l'ordine pubblico, categoria 8, e anche, vabbè, insomma, i reati contro la fede pubblica. E allora alcune brevi osservazioni su questa prima applicazione. Diciamo che ha comportato un'elaborazione manuale dei dati, perché in realtà la classificazione internazionale non è uno strumento presente nei nostri sistemi, quindi abbiamo applicato manualmente la tabella di convergenza. E ovviamente questo è un limite alle possibilità di analisi, e sarebbe più complicato doverla applicare nei suoi livelli di dettaglio maggiore, quindi diciamo scendere nell'albero della classificazione, così come sarebbe più difficile anche applicarla a tutta l'utenza dei servizi minorili e non solo all'insieme dei minori detenuti. Quindi l'aspettativa, l'auspicio che è quello di poterla inserire nel nostro sistema e farla diventare uno strumento corrente di lavoro. E passo alla seconda esperienza, e riguarda appunto i reati di natura sessuale. Vediamo
prima come sono trattati nella classificazione internazionale. C'è una categoria dedicata a questi reati, l'abbiamo visto, la numero 3, che viene poi suddivisa in due livelli, quello della sexual violence, violenza sessuale, e sexual exploitation, cioè lo sfruttamento sessuale. Poi sexual violence viene ulteriormente distinta in rape, quindi gli stupri, e sexual assault, quindi le aggressioni sessuali fisiche e non fisiche. E allora l'Italia riesce a riscontrare il confronto internazionale fermandosi a livello 0301, sexual violence. E ho riportato la nota che l'Istat, insomma, tutti noi riportiamo nel questionario delle Nazioni Unite. Quindi il livello 03011, rape, non è disponibile, non riusciamo in Italia a rappresentarlo statisticamente. Non è un problema di natura tecnica, è una questione giuridica, in quanto l'articolo 609 bis del nostro codice penale, appunto relativo alla violenza sessuale, comprende racchiude fatti delittuosi molto variegati che vanno dai veri e propri atti di stupro alle molestie di minore gravità. E questo elemento è importante ai fini del confronto internazionale, ma lo è anche nella lettura dei dati nazionali, insomma, è da tenere presente. E, nel gruppo di lavoro, in relazione appunto alla definizione dei gruppi trasversali di reato, lo vedevamo prima nell'intervento di Claudio Caterino, abbiamo definito due gruppi di reati, quelli di violenza sessuale e quelli a sfondo sessuale, richiamando un po' anche l'impostazione della classificazione internazionale. Questi sono i reati che il gruppo ha inserito nei due sottogruppi di reati. Nel primo sono confluiti i reati della legge 66 del 96, norme sulla violenza sessuale, una legge importante che ha operato proprio un aumento nell'oggettività giuridica di questi reati, dei reati di abuso sessuale, prima collocati nei reati contro la moralità pubblica e ora invece inseriti nei reati contro la persona. E invece nel secondo gruppo sono confluiti i reati previsti dalla legge 269 del 98 e norme contro lo sfruttamento della prostituzione, pornografia e turismo sessuale ai danni dei minori, sono i primi cinque, e ai quali si sono aggiunti istigazione a pratiche di pedofilia e pornografia, adescamento di minori, introdotti nel 2012 dalla legge che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote di protezione dei minori. E l'ultimo è il 612 ter, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, e introdotto dalla legge del 2019. L'ultima modifica in questo ambito l'ha portata una legge del 2021 che ha modificato il 600 quater da detenzione di materiale pornografico a detenzione o accesso. E anche questa suddivisione in gruppi, insomma, vorrei dire, non è un lavoro banale, nel senso che sono tante le violazioni della sfera personale che toccano questo ambito, e ce ne sono anche altre che non attengono propriamente l'ambito, diciamo, gli atti di natura sessuale, tipo i maltrattamenti o i reati di tratta. Quindi il lavoro è stato quello di individuare quelli propriamente pertinenti. E il nostro ufficio ha fatto una prima applicazione di questa suddivisione nei due gruppi nell'ambito di uno studio sui cosiddetti minori sex offenders, che è stato poi pubblicato in questo volume Minorenni autori di reati sessuali e giustizia minorile, in cui abbiamo analizzato dati dell'anno 2019. Io ho portato un aggiornamento di questi dati. Riguardano l'anno 2021 e sono riferiti all'utenza degli uffici di servizio sociale per i minorenni. I dati sono riferiti alle persone sia presi in carico nel corso dell'anno sia già in carico all'inizio dell'anno. Potete vedere il reato prevalente nel primo gruppo è violenza sessuale, e poi diciamo segue quello di violenza sessuale di gruppo, e atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne. Invece nel secondo gruppo la frequenza maggiore appartiene al reato di sfruttamento della pornografia.
Brevemente anche qui un'analisi secondo il genere, le ragazze sono poco presenti, lo sono in generale, ma qui ancora di meno presenti in questo tipo di reato, e troviamo una certa presenza straniera che più o meno si mantiene nella media, e in particolare lo vediamo in valore percentuale, troviamo presenti i ragazzi stranieri nei reati di violenza sessuale e nello sfruttamento della prostituzione minorile, che però, per ricordare, sono veramente pochissimi. E provenienza, in caso provengono prevalentemente dal continente africano, e invece per i reati del secondo gruppo prevalgono le prevalenze dai paesi europei. E in particolare la nazionalità più frequente nel gruppo stranieri è il Marocco, e nel secondo gruppo la Romania. E con questo concludo, grazie. Buongiorno, sono Flavia Tagliafierro, funzionario in servizio presso l'amministrazione penitenziaria, in particolare opero presso la sezione statistica. In questo intervento vorrei presentarvi le principali applicazioni nel nostro ambito della classificazione internazionale dei reati a scopo statistico. E la nostra amministrazione opera su dati prevalentemente contenuti nelle nostre banche dati, nel nostro sistema informativo penitenziario. La banca dati principale è l'Archivio Nazionale dei Detenuti, ma accanto a questo archivio informatico abbiamo anche l'archivio del personale e l'archivio che riguarda gli eventi critici. Le attività della nostra amministrazione, in particolare l'attività statistica, riguarda l'elaborazione di dati statistici ricavati appunto da questi archivi amministrativi, ma poi abbiamo anche
indagini che svolgiamo direttamente presso gli istituti penitenziari in forma aggregata, poi abbiamo attività di controllo di qualità dei dati, di analisi, di creazione di indicatori, di data visualization, ci occupiamo anche della predisposizione di reportistica automatica e di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale e sul nostro. Riagganciandoci invece al tema di questo intervento, ci occupiamo anche della compilazione di questionari internazionali per il Consiglio d'Europa, Eurostat e UNODC. Per quanto riguarda la classificazione internazionale dei reati per scopi statistici, abbiamo già discusso abbondantemente della creazione del gruppo di lavoro alla quale noi abbiamo partecipato sin dall'inizio interesse e che ha appunto portato nel nostro caso alla possibilità di fornire dati a livello internazionale in maniera condivisa con altri organismi e quindi ci ha consentito una comparabilità a livello internazionale, ma anche, come abbiamo sentito precedentemente, una comparabilità ai vari livelli del processo, del procedimento anche giudiziario. Con gli altri dati forniti dai vari enti. Allora, in questo caso vediamo la descrizione del primo livello della classificazione internazionale dei reati. Il primo livello che è composto da 11 punti diciamo, abbiamo dovuto per la compilazione del questionario della Crime Trend Survey del UNODC, abbiamo dovuto appunto compilare nella sezione relativa alla Criminal Justice System il primo livello. In questo caso non abbiamo potuto utilizzare una classificazione manuale perché trattiamo una mole di informazioni nell'ordine delle migliaia di record per quanto riguarda appunto i singoli delitti. Nel nostro caso noi trattiamo appunto i detenuti adulti presenti oppure in transito negli istituti penitenziari, quindi dati di stock e dati di flusso. E non avendo potuto utilizzare una classificazione manuale che dal singolo articolo di reato ci consentiva tramite le tabelle di convergenza di raggiungere le classificazioni, le aggregazioni successive in un'ottica bottom-up, abbiamo comunque operato utilizzando la nostra, ecco questi sono i dati che poi abbiamo fornito appunto per la sezione relativa al Criminal Justice System Process. Abbiamo quindi lavorato sulla nostra classificazione dei reati più analitica e attraverso una procedura automatizzata che vedremo descritta successivamente abbiamo raggiunto la classificazione di primo livello della ICCS con le 11 voci che qui vediamo anche riportate in colorazioni diverse. Questi dati riguardano sia i presenti nei due anni considerati, 2020 e 2021, come richiesto dal questionario, quindi detenuti presenti alla fine dell'anno di riferimento,
ma riguardano anche gli ingressi, i detenuti entrati dalla libertà negli istituti penitenziari, sempre nei 2 anni considerati. Quindi la ricostruzione nel nostro caso riguardava quattro gruppi, quindi 2 ingressi, 2 presenti, perché relativi appunto ad anni diversi. Abbiamo anche rappresentato graficamente i nostri dati. In questo caso abbiamo i detenuti presenti per le 11 categorie del primo livello. Come possiamo vedere, nel nostro caso la categoria più rappresentata riguarda il numero 4, quindi atti contro il patrimonio con l'uso della violenza. Al secondo posto, per ammontare, parliamo di valori assoluti nel primo grafico, abbiamo gli atti contro riguardanti la normativa sugli stupefacenti, quindi in particolare parliamo del DPR 309 del 1990. Al terzo posto, sempre per quanto riguarda i valori assoluti, abbiamo gli atti che comportano lesioni. A destra abbiamo invece un grafico che rappresenta la percentuale rispetto al totale dei presenti. Faccio un piccolo passo indietro. Per quanto riguarda i reati, abbiamo applicato la regola del conteggio dei soggetti distinti per ogni tipologia. Quindi ovviamente non possiamo sommare queste categorie, perché ad un detenuto corrispondono una o spesso più tipologie di reato, ed avremo quindi una rappresentazione di questo. Le percentuali le abbiamo costruite rispetto al totale dei presenti, perché in questo modo possiamo avere un'idea dell'impatto che hanno questi reati rispetto al totale dei detenuti presenti. Possiamo ad esempio vedere che le tipologie indicate precedentemente, quelle quindi più rappresentative, corrispondono circa ad un detenuto su 3, per semplificare. Poi dalla rappresentazione in termini percentuali rispetto ai presenti vediamo anche un'altra caratteristica. Vediamo che nei 2 anni considerati c'è una sostanziale stabilità dei nostri dati. Questo ci comporta anche nell'uso della classificazione, cioè ci conferma che questa classificazione, oltre alla caratteristica della comparabilità, ha un certo grado anche di robustezza, e nel nostro caso si dimostra ben rappresentativa rispetto ai dati. Le voci con minor numero invece di detenuti presenti riguardano gli atti di violenza sessuale e gli atti che comportano la morte della vittima, e hanno, diciamo, anche un suo senso tenere distinte queste categorie per la loro particolarità e soprattutto per la loro gravità. La stessa rappresentazione l'abbiamo utilizzata per gli ingressi dalla libertà, che è un dato di flusso nell'anno. In questo caso possiamo vedere come l'ordine dei reati sia diverso. Al primo posto abbiamo ad esempio la categoria dei reati che riguardano la normativa sugli stupefacenti. Sempre osservando invece i valori percentuali, notiamo come per la categoria dei reati della normativa degli stupefacenti, un detenuto su 3 entrato nel corso dell'anno ha questa, appunto, è connotato da questo reato. E così via.
E anche in questo caso, ecco, abbiamo notato invece una differenza per quanto riguarda i due anni. Abbiamo dato una differenza perché nel 2021 abbiamo osservato una riduzione rispetto al totale degli ingressi dei reati che riguardano la normativa sugli stupefacenti, e invece abbiamo notato un aumento sempre rispetto al totale degli ingressi degli atti che comportano lesioni. Adesso ecco, facciamo un breve cenno all'uso delle classificazioni interne al nostro archivio e a come poi siamo riusciti ad arrivare alla classificazione della ICCS. Nel nostro sistema informativo, sia PAFIS che riguarda appunto i detenuti e tutte le loro caratteristiche, sia di tipo giuridico che di tipo demografico e su l'aspetto trattamentale, abbiamo inglobato una classificazione, vari tipi di classificazione, una classificazione Istat, però diciamo non corrispondente all'attuale, è una classificazione interna nostra DAP. Grazie alla classificazione analitica, appunto, siamo riusciti a ricostruire in modo automatico la classificazione ICCS al primo livello. La importanza di questa attività riguarda, secondo la nostra opinione, il metodo, perché abbiamo utilizzato la nostra applicazione di Business Intelligence per mettere in piedi una procedura automatica. In questo caso, quindi, possiamo accorpare i dati e arrivare al primo livello dell'ICCS su qualunque tipo di dati, sia storicizzati che futuri, utilizzando questa procedura che abbiamo messo in piedi, e tutto questo al di fuori dell'archivio detenuti, quindi evitando tutti i problemi relativi alla protezione dei dati personali e dei dati individuali. Noi operiamo in un sistema appunto di business intelligence dove i dati sono aggregati, e in questo caso appunto abbiamo un'aggregazione per tipologia di reato e dove è possibile appunto operare sulle classificazioni. In sintesi, questa è la procedura che abbiamo utilizzato per aggregare in maniera automatica i dati e ottenere la classificazione finale, quella che poi ci serviva appunto per rispondere alla Crime Trend Survey del UNODC. Però ovviamente tutto ciò non è stato affatto semplice, e soprattutto non siamo riusciti ad esempio a ricostruire il gruppo relativo ai reati ambientali, perché nella nostra classificazione analitica questi reati non erano presenti in maniera autonoma, ma bensì confluivano nella voce altro. Inoltre abbiamo potuto anche verificare ulteriormente la mancata corrispondenza, che è stata appunto descritta in precedenza, tra i livelli successivi, quindi successivi al primo, della classificazione ai reati che comparivano nelle nostre classificazioni e nella nostra banca dati. Quindi noi auspichiamo assolutamente un proseguimento dell'attività del gruppo di lavoro per l'aggiornamento la classificazione e soprattutto per il miglioramento delle tabelle di convergenza. In particolare possiamo far riferimento ad alcuni problemi che abbiamo incontrato con i livelli secondo e terzo dell'ICCS, che comparivano come richieste di dati sempre nel questionario descritto precedentemente, la Crime Trend Survey. Ad esempio, noi in particolare, quanto riguarda i dati dei detenuti, abbiamo difficoltà a distinguere
i due gruppi al secondo livello che riguardano l'omicidio volontario, perché non riusciamo a distinguere i tentati dai perpetrati, e quindi questo ci comporta un conteggio di tutti i reati presi di omicidio volontario, compresi i tentati, nella voce al secondo livello, nella voce intentional homicide. Per quanto riguarda il rape, abbiamo già visto in precedenza quali siano i problemi e quindi non mi soffermo, però introduco invece un problema che riguarda in particolare appunto il nostro, i dati sui detenuti. Riguarda il gruppo sulle sostanze stupefacenti, perché questo gruppo descritto confluisce l'articolo 73 della normativa della DPR 309, che nel nostro caso, nella nostra banca detenuti, è assolutamente il reato più frequente. E non, contrariamente all'articolo 74, per il quale possiamo scendere a un livello ulteriore di dettaglio, l'articolo 73 questo non è possibile, perché nella legislazione italiana è diciamo piuttosto generico e quindi non comprende sia il caso della coltivazione sia il caso della produzione, quindi rimane a un livello più alto. È un esempio appunto applicato ai nostri dati delle difficoltà incontrate a livelli successivi. E, ovviamente quali sono le aspettative future? Noi ci proponiamo di spingere molto sul lavoro, sull'automazione per quanto riguarda la classificazione, quindi non solo abbiamo intenzione di utilizzare i dati pubblicati sul portale, ma vorremmo anche realizzare una convergenza a livello statistico della classificazione Istat con i reati dei detenuti a livello della nostra business intelligence per la produzione dei report statistici. Quindi una convergenza che avvenga a livello di aggregazione per tipologia di reato e che risolva i problemi legati alla protezione dei dati personali, che nel nostro caso, trattandosi di dati giudiziari, sono ovviamente molto rilevanti. E con questo concluso e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, io sono Barbara Baiocchi, un funzionario statistico in servizio presso la Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, e insieme al mio collega, il dottor Gianluca Volpe, abbiamo partecipato entrambi sì dall'inizio alle attività di lavoro di questo gruppo legato alla classificazione internazionale dei reati, condividendone le problematiche, le difficoltà già illustrate in precedenza e condividendone anche i futuri sviluppi applicativi che sono stati indicati da chi mi ha preceduto. Abbiamo pensato di suddividere questa presentazione in due parti per presentarvi l'applicazione della classificazione internazionale dei reati ai dati di competenza della Digistat, proponendovi anche un esempio di caso studio relativamente ai reati inerenti al fenomeno di corruzione.
Prima di addentrarci nell'esaminare il caso dei reati relativi al fenomeno di corruzione, ci sembra comunque opportuno presentarci e darvi un piccolo quadro informativo sulla nostra amministrazione. La Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia è incardinata all'interno del nuovo Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione di recente istituzione. È altresì un ufficio SISTAN che svolge attività di rilevazione, controllo, gestione e nonché di elaborazione e analisi di quei dati, di quelle informazioni che sono relative alla statistica giudiziaria in ambito civile, penale e amministrativo contabile. Tra le rilevazioni condotte dalla Digistat, vi segnaliamo la rilevazione annuale dei procedimenti penali scritti e definiti presso i tribunali, le sezioni, dibattimenti, GIP, GUP, suddivisi per qualificazione giuridica del fatto, che rappresenta la fonte dati dei reati della Digistat alla quale è possibile applicare in alcuni casi la classificazione CCS. Tale rilevazione, in sintesi, è inserita nel Programma Statistico Nazionale di tipo censuario, condotta con cadenza annuale ed effettuata presso tutte le sezioni dibattimentali e GIP-GUP dei tribunali ordinari. Attualmente rappresenta l'unico strumento che la Digistat ha a disposizione per fronteggiare in modo tempestivo quelle richieste dati che hanno ad oggetto singole qualificazioni giuridiche del fatto o gruppi di QGF. I dati della rilevazione delle QGF della Digistat, una volta terminato ovviamente il processo produttivo, confluiscono nella banca dati dei reati, che rappresenta appunto il database dei reati della Digistat al quale è possibile applicare la classificazione CCS. E la nostra esperienza di applicazione della classificazione internazionale dei reati ai nostri dati è legata fondamentalmente, principalmente, alla necessità di rispondere ad alcune richieste di dati provenienti dagli organismi internazionali. Noi non abbiamo implementato ancora un sistema automatizzato di applicazione della classificazione. Questo cosa vuol dire? Che nel nostro modus operandi l'applicazione avviene in modo puntuale attraverso una procedura manuale che permette di associare ed aggregare i dati dei reati della Digistat alle varie voci, ai vari livelli della classificazione ICCS. Nel corso della nostra esperienza legata all'applicazione di tale classificazione internazionale, in realtà noi, in alcuni casi, nel dover rappresentare i dati relativi ad alcuni reati, abbiamo incontrato una serie di criticità e di difficoltà legate fondamentalmente alla tipologia dei dati presenti all'interno della stessa banca dati che abbiamo a disposizione. Questo perché noi non abbiamo la disponibilità dei dati dei reati relativamente alle corti di assise di primo grado, a tutti gli uffici giudiziari di secondo grado e al casellario centrale. E questo comporta la nostra non possibilità, in alcuni casi, di fornire i dati relativi a quei reati che sono di competenza anche dell'assise, come ad esempio l'omicidio, oppure di fornire quelle informazioni legate alle condanne definitive che sono di competenza del casellario centrale e che non abbiamo disponibilità all'interno della nostra banca dati. Un'altra criticità che abbiamo riscontrato nella nostra esperienza applicativa è legata fondamentalmente alla mancanza nei capi di imputazione di quelle specifiche normative che sono necessarie per poter scendere a un livello di dettaglio sempre più maggiore, quindi di poter arrivare a rappresentare i dati della Digistat nei livelli più bassi della classificazione CCS. Questo perché i nostri dati provengono direttamente dai registri informatizzati in uso presso gli uffici giudiziari,
Pertanto i cancellieri, nel momento in cui inseriscono le informazioni relative alle QGF contestate, a volte non indicano le specifiche normative che invece a noi servirebbero per poter scendere appunto nei livelli più bassi della classificazione CCS. Noi siamo consapevoli che questo limite legato alla natura dei dati presenti nel nostro database è consistente, ha un certo peso, però stiamo cercando di lavorare nella direzione di migliorarci e anche attraverso una rivisitazione, una riorganizzazione del nostro sistema di rilevazione. Però il nostro grande auspicio è che queste criticità vengano completamente superate nel momento in cui verranno attuati i futuri sviluppi informatici e digitali che si prevedono per il sistema penale del Ministero della Giustizia. Il superamento di queste criticità rappresenterebbe un'enorme potenzialità, non solo per noi, per poter applicare concretamente in modo completo la classificazione internazionale dei reati ai dati dell'intero sistema penale. Ritornando comunque alla nostra esperienza concreta, dobbiamo segnalare nel nostro processo produttivo la presenza anche di alcune problematiche che abbiamo dovuto affrontare, non soltanto di ordine concettuale legate alla difficoltà un po' comune a tutti quanti di dover rappresentare i dati dei reati con della normativa italiana alle varie voci delle CCS, ma fondamentalmente legati a questioni di natura metodologica affrontate nella fase di trattamento dei dati della nostra banca dati. Per queste problematiche adesso verranno fondamentalmente rappresentate in questa seconda parte dell'intervento, in cui il dottor Volpe vi illustrerà il caso dei reati inerenti al fenomeno di corruzione, che di fatto ha rappresentato per noi un buon esempio dell'applicazione, dell'applicabilità della classificazione CCS ai dati della nostra banca dati. Buongiorno. Sono Gianluca Volpe e vi mostrerò appunto un esempio di trasposizione dei reati di corruzione della normativa italiana alla classificazione internazionale. Poi vedremo un'applicazione pratica ai dati dei procedimenti iscritti nei tribunali italiani. Utilizzerò il termine corruzione nell'accezione più ampia, un termine corrispondente al termine corruption, al termine inglese corruption, che sta ad indicare non soltanto i reati di corruzione vera e propria, così come come li conosciamo in Italia, ma indica tutta una serie di reati che vanno dalla malversazione al peculato all'abuso d'ufficio. Come è stato detto, la classificazione internazionale è una classificazione gerarchica, è strutturata su 11 categorie e 4 livelli gerarchici. I reati di corruzione sono collocati all'interno della categoria della sezione 7, in particolare nel gruppo 07.03, che rappresenta il secondo livello di questa sezione. Questa categoria è poi a sua volta suddivisa in 6 sottogruppi che rappresentano il terzo livello gerarchico della sezione 7 e sono il gruppo della bribery, che è la corruzione vera e propria così come la conosciamo in Italia, il gruppo dell'embezzlement, costituito principalmente dai reati di appropriazione indebita e peculato, gruppo dell'abuso di funzioni, quello del traffico di influenze, quello dell'arricchimento illecito e infine un gruppo residuale di altri reati di corruzione. Soltanto per quanto riguarda la categoria bribery è poi presente un quarto livello di classificazione che distingue la corruzione attiva dalla corruzione passiva. Nella slide sono rappresentati gli articoli dei codici italiani per semplicità e per questioni di spazio. Naturalmente sono incluse in queste categorie anche tutte le leggi che hanno introdotto o modificato nel corso del tempo questi reati. Riguardo, come potete vedere, per tutte le categorie è stata possibile l'associazione di tutti i reati di corruzione del nostro ordinamento fino al livello più basso esistente, quindi quello di maggior dettaglio. C'è da dire che per quanto riguarda il quarto livello,
In Italia non esiste un concetto di corruzione attiva e corruzione passiva, e quindi noi abbiamo tradotto, seguendo anche le indicazioni dell'ICCS, con il reato di chi, per quanto riguarda la corruzione attiva, con il reato di chi dà il denaro o altra utilità, mentre quindi in pratica si identifica con il reato del corruttore. Per quanto riguarda la corruzione passiva, con il reato di chi riceve il denaro o altra utilità, quindi si identifica con il reato del corruttore. Passando all'applicazione pratica, qui abbiamo rappresentato il numero dei procedimenti iscritti nelle sezioni GIP-GUP dei tribunali italiani per l'anno 2019. Abbiamo rappresentato il dato per quanto riguarda i livelli 2 e 3. Ogni livello chiaramente contiene al suo interno anche tutti i reati dei livelli sottostanti. Quello che volevo sottolineare è che non necessariamente però l'ammontare dei procedimenti di un livello corrisponde alla somma dei procedimenti dei livelli inferiori. Quindi ad esempio in questo caso i 36.801 procedimenti del corruption non corrispondono alla somma dei procedimenti del terzo livello. Questo perché in un procedimento può contenere più di un reato, questi reati possono a loro volta essere contenuti in gruppi diversi. Quindi secondo questa regola di conteggio un procedimento risulta conteggiato, può essere conteggiato anche in più categorie. I dati rappresentano il numero dei procedimenti contenenti, per ogni categoria il dato rappresenta il numero dei procedimenti contenenti almeno uno dei reati appartenenti a quella categoria. Questo aspetto del fatto che la somma non corrisponda con quella dei livelli inferiori sarebbe stato ancora più messo in evidenza se avessimo rappresentato, valorizzato i dati dei gruppi di corruzione attiva e corruzione passiva, in quanto molto probabilmente in molti procedimenti avremmo trovato nel loro interno contestato sia il reato al corruttore che il reato al corrotto. Quindi lo stesso procedimento sarebbe stato conteggiato sia nel gruppo di corruzione attiva che nel gruppo di corruzione passiva. Non è questo però il motivo principale per cui abbiamo deciso di non valorizzare i dati del quarto livello, bensì il fatto che in molti casi l'appartenenza di un reato all'uno o all'altro dei due gruppi è determinata dalla specifica del comma. Se torniamo infatti indietro, possiamo vedere che ad esempio l'articolo 319 quater, che corrisponde al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il comma 2 punisce il reato del corruttore e quindi appartiene al gruppo di corruzione attiva, mentre nel comma 1 punisce il reato del corrotto e quindi appartiene al gruppo di corruzione passiva. Quindi lo stesso articolo, il 319, senza la specifica del comma non può essere identificato nessuno dei due gruppi di terzo livello. Considerazione del fatto che spesso nei registri informatizzati dei tribunali italiani non è presente questa specifica del comma, questo ci suggerisce che è preferibile rappresentare il dato fermandosi al terzo livello gerarchico, perché altrimenti avremmo avuto un dato fortemente sottostimato. Quindi, per concludere, quello che abbiamo visto, quello che risulta dalla classificazione dei reati di corruzione, è che grazie al grande livello di dettaglio dell'ordinamento italiano di questa tipologia di reati, è stata possibile l'associazione fino al quarto livello gerarchico. L'esperienza però ci suggerisce di non scendere oltre il terzo livello per i problemi che abbiamo. Nella slide precedente abbiamo visto i reati relativi alle sezioni GIP-GUP e in questa abbiamo i reati relativi alla sezione dibattimentale. Nella precedente troviamo la categoria maggiormente rappresentata, quella delle. Eccoci qua, grazie a tutti.
Sì, sì. Ok, mandiamoci. Ok, eccoci qui, grazie a tutti di aver seguito finora i lavori di questo convegno, una mattinata di lavori importante, tanto materiale, tante riflessioni, appunto abbiamo molto sforato su quelli che erano i tempi che ci eravamo immaginati per questa presentazione della classificazione internazionale dei reati. Quindi facciamo una tavola rotonda a questo punto, un po' più sintetica, con l'ambizione di fare un po' una raccolta di impressioni di ognuno su quello che abbiamo esposto, nella logica, nella prospettiva del sistema, cioè di coordinamento tra istituzioni, cooperazione tra istituzioni e utilizzo di questo frame in corso. È un cantiere, come diceva prima il collega Gazzelloni, citava altre classificazioni come per esempio gli ATECO, sono cantieri che non finiscono mai, no? Si lavora continuamente a questo tipo di classificazione, ma il risultato è fondamentale perché si riescono ad incasellare, ad analizzare fenomeni complessi. Abbiamo sentito molti riferimenti a reati, insomma ai codici penali, ma mi venivano in mente i crimini ambientali, i crimini economici internazionali, il cybercrime, gli impatti che questi crimini hanno in un paese che, come tutti gli altri paesi, sta dentro un contesto globale, quindi è esposto a profili di rischio e di rischiosità che sono in continua evoluzione. Presento velocemente i colleghi che intervengono a questo giro di tavolo, appunto di valutazione e di impressione di quello che abbiamo esposto. Allora, Giuliana Palumbo è direttore della Direzione Generale Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, Carmine Vizza, Avvocato Generale Militare del Ministero della Difesa, Stefano Aprile, Consigliere della Corte di Cassazione, Antonio Adinolfi, Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Filomeno della CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, e non so se è in collegamento con noi Marco Dugato, che Senior Research di Transcrime. Mi conferma che è in collegamento? Io vi sento, mi sentite? Perfetto, la sentiamo. Allora, siccome il collega in collegamento, scusate il gioco di parole, è quello più in difficoltà rispetto a tutti noi, partiamo da Marco per sentire dal suo punto di vista, un ricercatore che ha lavorato in ambito ONU su questo questo framework di classificazione dei reati, e ha un'esperienza piuttosto vasta. Ecco, partiamo da lui per una sua impressione, appunto, nella prospettiva che dicevo di una necessaria collaborazione e lavoro di sistema, di rete, insomma, su questo tipo di tematiche. Prego.
Allora, innanzitutto grazie a tutti, grazie anche dell'invito. Questo è un progetto molto importante a cui a noi abbiamo contribuito, dato diciamo il nostro supporto esterno. Io parlo qui appunto sul lato più dell'utenza, ovviamente, del system, cioè di chi poi questo tipo di analisi di dati è chiamato ad utilizzarsi, quindi come mondo della ricerca e dell'accademia. Io mi sono appuntato un po' tre elementi fondamentali, secondo me. Il primo è quello che è stato sottolineato già in introduzione dal presidente Blangiardo, poi ripreso anche da altri interventi, il focus della classificazione, cioè spostare dall'evento, dalla norma all'evento, no, l'attenzione. Questo perché ci aiuta proprio nel momento in cui vogliamo andare a comprendere i fenomeni sociali, è fondamentale. Vi faccio giusto un esempio: recentemente, come forse alcuni di voi sanno, abbiamo fatto questo lavoro in collaborazione col Dipartimento della Pubblica Sicurezza e anche il Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità sulla delinquenza giovanile. Lì ci siamo resi conto che i fenomeni non sono cambiati sul tipo dei reati, ma sono cambiati nelle modalità. Se noi avessimo avuto la capacità di avere dei dati che ci indicavano e ci caratterizzavano le modalità di commissione dei reati, avremmo avuto un'idea molto più chiara e probabilmente una facilità anche di andare a fare quel tipo di analisi. Il secondo punto è l'utilità di questa categorizzazione ci permette di, come dire, spostarci al di fuori dei nostri confini, quindi sviluppare analisi comparate, inserire il nostro paese all'interno di un confronto internazionale, ma anche comprendere fenomeni un po', adesso diceva anche il direttore, che sono ormai fenomeni transnazionali dal punto di vista criminale, quindi avere la capacità di seguire i reati e comprendere i reati anche comparando ciò che avviene in diversi paesi diventa fondamentale. Il terzo e ultimo punto è sicuramente l'auspicio e la possibilità di portare a sistema un patrimonio informativo che già c'è, già esistente, ma che spesso a volte non si parlava, no? tra le diverse banche dati delle diverse istituzioni e organizzazioni. E su questo, giusto anche poi per concludere, cerco di capire qual è il nostro ruolo all'interno di questo. Il nostro ruolo come accademia è quello di aiutare poi, supportare le organizzazioni a estrarre valore da tutto questo sistema di informazioni molto sicuramente ampio e complesso che si può venire a generare, e quindi anche l'auspicio poi è di riuscire che questo processo poi porti anche a rendere un po' più accessibile e disponibile una serie di dati e di informazioni, proprio perché noi come Accademia possiamo aiutare le istituzioni che magari non sono strutturate internamente o perché giustamente non è il loro mandato specifico quello di fare analisi, magari di investigare elementi specifici, però possiamo aiutare nella comprensione e poi nello sfruttare a pieno questo patrimonio informativo. Grazie, grazie Dugato. Effettivamente, eccoci. Riprovo. Ok. Grazie Dugato. Giuliana Palumbo, noi ci siamo incontrati qualche settimana fa al Ministero per riflettere sulle collaborazioni, rilancio della collaborazione che Istat può intrecciare col Ministero in una fase come questa. Abbiamo sentito dal Capo Dipartimento questa mattina all'inizio della sua esposizione che il PNRR ha, diciamo, e le riforme che sono state fatte ha innescato un nuovo flusso di produzione di quadri informativi statistici sulla attività, in particolare per vedere se davvero riusciamo a raggiungere alcuni degli obiettivi sulla durata dei processi. Dai lavori di questa mattina emergono riflessioni sulle collaborazioni che possono essere intrecciate invece sul fronte internazionale, cioè quello di come si può dialogare con le autorità internazionali sulla individuazione di queste classificazioni. Che bilancio, che valutazione fa dal suo punto di vista di questo lavoro? Sì, buongiorno a tutti, anche io ringrazio innanzitutto l'Istat per l'ospitalità e per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro che è veramente imponente e secondo me importantissimo. E naturalmente tutte le istituzioni che sono state coinvolte, che hanno collaborato, e l'Istat per il lavoro di coordinamento, di impulso importantissimo che ha svolto. Il titolo della tavola rotonda è Il SISTAN come stimolo e contesto. Io credo che tutto quello che è stato raccontato nella mattinata di oggi definisce perfettamente quello che può essere il contributo del SISTAN.
Dunque, il tema di oggi è un po' quello dell'armonizzazione, no? Che è un tema fondamentale per la statistica ed è tanto più importante in ambito giudiziario. In altri settori l'armonizzazione è qualcosa di più acquisito perché è più facile anche da realizzare. In ambito giudiziario la strada è ancora lunga, insomma, dobbiamo fare più strada. Ecco, però quello che io penso è che questo esercizio, la classificazione, la sua implementazione al caso italiano da questo punto di vista rappresentino veramente un tassello fondamentale e non solo per l'applicazione ai reati, ma anche per aver introdotto un approccio, una metodologia all'armonizzazione dei dati in ambito giudiziario che secondo me deve rappresentare proprio una base per poter essere anche poi esportata anche ad altri settori, ad altri ambiti della giustizia, ovviamente con i dovuti adattamenti, con le dovute adeguamenti, ma penso per esempio all'ambito all'ambito civile. Quindi da questo punto di vista penso che sia proprio un esempio fondamentale di approccio virtuoso e lo volevo sottolineare. È stato detto che è un punto di partenza, assolutamente sì, perché poi è necessario che questa classificazione sia resa operativa, deve diventare qualcosa di operativo. E per questo, secondo me, gli aspetti fondamentali sono due, sono stati anche in parte richiamati negli interventi che mi hanno preceduto. Dei sistemi di rilevazione che siano in grado sostanzialmente di restituire un grado di disaggregazione dei dati che è coerente con quello della classificazione. Gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato che ancora oggi purtroppo non è così e questo è sicuramente un aspetto su cui è necessario assolutamente lavorare perché altrimenti la classificazione non si riesce a tradurre in una statistica migliore e quindi più armonizzata. Il terzo punto è quello che richiamava anche lei, cioè il fatto che tutto questo deve essere l'intero processo, quindi l'utilizzo della classificazione e la produzione di dati coerenti con questa classificazione deve essere condiviso e implementato a tutti i livelli. Cioè le statistiche giudiziarie tra l'altro hanno una molteplicità di attori che contribuiscono alla produzione di questi dati, è necessario appunto questo ruolo di coordinamento e di diffusione di questo approccio. Questo non significa che la classificazione dei reati sia l'unica che debba essere applicata in tutti gli ambiti e tutti i contesti, ma abbiamo visto la stessa Istat, no? Ci ha proposto diverse classificazioni, però sicuramente è necessario che nel momento in cui in un determinato contesto si applica una certa classificazione, questa sia ovviamente condivisa da tutte le amministrazioni che sono coinvolte. Ecco, io credo che da questo punto di vista c'è un ruolo delle singole amministrazioni, un ruolo del SISTAN, un ruolo delle organizzazioni internazionali. Sono tutti e tre ugualmente coinvolte. Il ruolo del SISTAN è importantissimo, ripeto, la giornata di oggi ce ne dà dimostrazione. Io credo che il SISTAN possa anche aiutare in qualche modo l'Istat attraverso il SISTAN e le amministrazioni avere un ruolo di impulso, di indirizzo nei confronti delle amministrazioni affinché appunto i sistemi informativi siano adeguati agli standard richiesti dalla classificazione, anche per esempio attraverso la definizione di standard, di regole che in qualche modo debbano essere poi implementate dalle singole amministrazioni. Penso che il SISTAN svolga un ruolo fondamentale, ma lo fa già come punto di collegamento con gli organismi internazionali. Si può probabilmente lavorare di più e meglio nella creazione di una rete interistituzionale che colleghi meglio tutte le amministrazioni e che quindi in qualche modo rappresenti il paese in modo unitario, no? Nei confronti delle rilevazioni statistiche che ci vedono coinvolte, anche appunto nel coordinamento della molteplicità dei soggetti che vi sono coinvolti.
E poi c'è un ruolo, secondo me, delle singole amministrazioni, e di questo faccio, diciamo, quasi ammenda anche rispetto al cammino che deve fare il Ministero della Giustizia, e coordinamento, perché esistono appunto anche all'interno del Ministero e del mondo giustizia esigenze di coordinamento. E da questo punto di vista, però, il nuovo dipartimento in qualche modo vuole essere strumento, no? E quindi assegna proprio alla direzione generale il compito di promuovere l'unitarietà del sistema statistico del Ministero. Quindi al nostro interno stiamo cercando di rafforzare il coordinamento. E c'è la questione dei sistemi informativi, sul quale sicuramente è fondamentale dobbiamo lavorare e contribuire. Dobbiamo lavorare di più, non c'è dubbio, l'avete viste tutte le difficoltà che ci sono in questo momento. Ripeto, anche su questo secondo me il SISTAN però può aiutarci, può svolgere un ruolo. E poi appunto il ruolo degli organismi internazionali, che è quello che dicevo, cioè l'Eurostat, no? Svolgere le Nazioni Unite, la funzione, diciamo, di promuovere questi approcci, estendendole anche ad altri ambiti, perché ripeto, secondo me è un passo avanti fondamentale nella statistica giudiziaria. Grazie. 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 Nel sistema statistico europeo si riflette su una quella che viene chiamata una nuova strategia europea dei dati. Quello che abbiamo visto oggi qui rappresenta un tipo di cantiere di costruzione di una classificazione che ha innescato e, come dire, richiederà per il prosieguo della sua definizione investimenti importanti. È un esempio abbastanza plastico di una strategia nazionale dei dati che si può intrecciare con quella europea, e il suo prodotto è quello di una classificazione utile per condividere statistiche utili a soggetti diversi che svolgono funzioni diverse nel nostro paese, nell'articolazione delle nostre istituzioni. Noi abbiamo ora tre interventi: Carmine Vizza, che è avvocato generale militare del Ministero della Difesa, Stefano Aprile, consigliere della Corte di Cassazione, e Antonio Dinolfi del MEF, che appunto rappresentano tre realtà molto diverse, con funzioni molto diverse, ma che stanno a questo tavolo perché plasticamente dimostrano che una infrastruttura di questo tipo ha un'utilità trasversale. Io partirei da Vizza per sentire la sua testimonianza e poi a seguire gli altri due interlocutori con questa chiave di lettura. Prego, Vizza. Allora, intanto mi presento, sono Carmine Vizza, sono un magistrato militare. Varie realtà diverse, non è del tutto vero, mi permetto di dire. Provo a presentare un attimo velocemente la magistratura militare, questo sconosciuto, e la giustizia militare, questo sconosciuto al quadrato. Allora, sostanzialmente noi siamo una piccola giurisdizione, infatti qualcuno ci scomuna un bonsai. Perché siamo un bonsai? Perché siamo disegnati quasi in modo coerente, facendo riferimento alla giurisdizione ordinaria, quindi qua rappresentata dal collega Aprile. Noi siamo un piccolo distretto di corte d'appello con tutte le articolazioni tipiche della giustizia penale, perché noi ci occupiamo solo di diritto penale militare, molto in piccolo. Per capirci, la dimensione più o meno è di uno dei distretti più della giurisdizione ordinaria, il distretto di Reggio Calabria, tre tribunali come il distretto di Reggio Calabria, una corte d'appello. La nostra è militare d'appello, ma insomma corrisponde alla corte. Perché dico non siamo proprio un bonsai? Il numero dei magistrati è molto meno di quelli della Corte d'Appello, non vi preoccupate, non siamo sopradimensionati. Perché non siamo proprio un bonsai? Perché in realtà, riguardo a noi, nell'81 il legislatore ha voluto
applicare il 102 e il 103 della Costituzione in un modo molto particolare, che non corrisponde in altre. Cioè, sostanzialmente noi non abbiamo il giudizio di legittimità. I nostri processi vanno davanti alla Corte di Cassazione, ma noi non abbiamo un giudice di legittimità. Abbiamo solo un pubblico ministero di legittimità. Qua abbiamo il consigliere Aprile che si occupa, in quanto componente della prima della Cassazione, anche dei processi penali militari. Non solo, ma anche dei processi penali militari. Quindi, tanto diversi non siamo, cioè nel senso che noi siamo una parte, da questo punto di vista, della giurisdizione ordinaria. Per di più applichiamo un codice che non è il codice penale di cui si è parlato molto, è un codice molto particolare che in realtà è disegnato sulla base del codice penale, quindi ci sono tutta una serie di problemi di classificazione, perché in realtà i reati militari, forse facendo riferimento ai reati esclusivamente militari, quelli tipici militari, sono di fatto relegati nelle classificazioni in altro, cioè in altro, una in specifiche categorie, eccetera, eccetera. Mentre nel sistema italiano i reati militari spesso sono doppioni dei reati comuni. Cioè il legislatore del 40 ha preso il reato comune che già preesisteva, l'ha specificato meglio e l'ha trasposto. Mi si chiedeva della mia esperienza di testimoniare il lavoro al SISTAN. Io faccio parte rappresento il Ministero della Difesa, perché anche questa è una tipicità nostra, noi non abbiamo un ministero di riferimento. Dipendiamo dal Ministero della Difesa, che ci dipendiamo è una parola grossa, perché bisognerebbe parlare di autonomia. Noi siamo una magistratura, quindi siamo autonomi da un ministero, però, tra virgolette, quello è il, passatemi il termine banalizzante perché sennò facciamo notte, quello è il ministero dei militari, non è sicuramente il ministero della giustizia militare, lo è in modo molto residuale e percentuale. Quindi, per esempio, noi, tutto quello che fa il Consiglio della Superiore della Magistratura lo raddoppiamo, perché in parte, quando possiamo e quando è funzionale la nostra attività, il nostro organo di autogoverno fa anche la supplenza del Ministero. Cioè io sono stato nominato al SISTAN come rappresentante del Consiglio della Magistratura Militare, non del Ministero. Il Ministero mi ha adottato e io rappresento anche il Ministero. Questo per dire che con una realtà così poco diversa, l'armonizzazione dei dati e parlare lingue simili, almeno da un punto di vista statistico, se non lingue uguali, scusatemi il termine non proprio elegante e tecnico, è fondamentale. Riflettevo su una cosa mentre ascoltavo gli interventi di Digistat in particolare. C'è stata un'affermazione recente, nel senso che abbiamo parlato delle prospettive di riforma del diritto penale militare, del fatto che c'è un progetto di legge, un disegno di legge che sostanzialmente prevede, o prevederebbe meglio, la dislocazione al codice penale militare di pace di alcuni reati di corruzione, alcuni ce ne sono già, sono già doppioni, se commessi in particolari condizioni. Mi chiede, qualcuno ha fatto un'affermazione, in realtà abbiamo fatto già una rappresentazione e abbiamo visto quali sarebbero i numeri a situazione effettuata. Mi chiedevo se questa rappresentazione, questa statistica, sia stata fatta in modo corretto e da dove siano presi i dati,
Per cui, ripeto, al di là del fatto che lo è per tutte le amministrazioni, per noi l'interoperabilità e il fatto di parlare lingue comuni da un punto di vista statistico è assolutamente vitale. Ecco perché, al di là del fatto che ogni tanto mi ringraziano perché partecipo alle riunioni del SISTAN con assiduità, eccetera, eccetera, a me interessa per l'istituzione che rappresento, perché rendersi conto, tra l'altro noi non abbiamo un ufficio di statistica propriamente detto e questa è una grande limitazione, cioè entrare nella mentalità dello statistico e anche capire che cosa serve alla mia istituzione dei dati degli altri è fondamentale, e anche fondamentale che siano classificati i dati in modo simile. Detto questo, cesso di parlare immediatamente perché insomma... No, la ringrazio perché effettivamente una delle proiezioni, diciamo, di una collaborazione istituzionale su questo tipo di materie è poi l'impegno internazionale. ISTAT, per esempio, ha un'attività di cooperazione internazionale che è volta ad aiutare paesi che devono fare il building up della loro capacità statistica. La magistratura è altrettanto impegnata in missioni internazionali che hanno a loro volta l'obiettivo di rafforzare quelle che sono le giurisdizioni internazionali. Io credo che strumenti di questo tipo abbiano un'utilità anche in quella prospettiva, quella della cooperazione internazionale. Ma sentiamo il magistrato della Corte di Cassazione, prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie all'ISTAT. Salto saluti e ringraziamenti perché è molto tardi. Come hai ricordato, sono consigliere della Corte di Cassazione. Nella mia passata vita ho fatto il direttore generale della giustizia, quindi inevitabilmente dirò anche qualcosa, diciamo, lontano dalla giurisdizione. E classificazione dei reati, il tema di oggi, tema io credo fondamentale per confrontare paesi, no? Le esperienze giuridiche dei vari paesi, le condizioni di vita dei vari paesi. A questo servono questi strumenti ed è per questo che appunto ci sono stati descritti e sono come un cantiere, perché sono in continuo movimento, in continua evoluzione. Beh, non c'entra niente, ma voglio ricordarvi che circa un mesetto fa il Consiglio d'Europa ha fatto un report sulla corruzione, tema che abbiamo toccato oggi, in cui se l'è un po' presa con l'Italia e ci ha un po' sgridato, diciamo così, per usare un'espressione non proprio tecnica, perché non perseguiamo abbastanza la corruzione internazionale. Un lavoro, quello che nasce da un'analisi di esperienze di più paesi, da analisi di quel fenomeno della corruzione in più paesi e con un risultato che possiamo condividere o non condividere, cioè quello che l'Italia farebbe poco, ma che è il frutto comunque di un lavoro di questo tipo, di quello di cui stiamo parlando oggi, che è quindi importantissimo. Quell'esempio, quella reprimenda, mi serve per tornare sul tema che mi è molto caro, del quale pure avete a lungo parlato oggi, della armonizzazione, cioè della possibilità di mettere a confronto le realtà e le esperienze. Se non parliamo la stessa lingua o se non abbiamo un traduttore non ci capiremo mai. E noi abbiamo un problema di valorizzazione, io credo, del nostro patrimonio interno di conoscenze e di informazioni nella nostra realtà, quella della giustizia ordinaria, e come avete capito la Corte di Cassazione fa anche da vertice di legittimità per la giustizia militare, quindi visione, diciamo, abbastanza dall'alto. Purtroppo noi non abbiamo un'armonizzazione nemmeno nei sistemi operazionali che utilizziamo. Cioè, la classificazione dei reati nel merito, quello che noi chiamiamo merito, cioè nei tribunali e nelle corti di appello, è fatta secondo un criterio assai simile o comunque facilmente implementabile per la classificazione ICC,
che la Corte di Cassazione non utilizza. E quindi rischiamo ogni giorno un disallineamento delle informazioni. Mentre abbiamo un patrimonio informativo vastissimo, importantissimo e utilissimo. Dobbiamo cioè, io credo e vedo con grande favore la istituzione del Dipartimento, oggi c'era Pia Marconi, del Dipartimento che mette insieme le tecnologie e la statistica, perché quel che sono riuscito a fare allora e che purtroppo ancora non si è riusciti a fare è proprio far comprendere al sistema informativo da una parte e agli uffici giudiziari dall'altra che il dato non è di qualcuno che se lo tiene religiosamente chiuso in un cassetto, ma serve a mettere insieme una base dati informativa che consente al Paese di presentarsi in un certo modo. Io credo che il lavoro che state facendo qui oggi sia fondamentale per questo scopo, io credo comune. E allora ben venga quel dipartimento recentemente istituito e questo approccio che passa appunto per la armonizzazione e per la acquisizione diretta delle informazioni operazionali, quelle cioè che stanno nei registri degli uffici giudiziari, perché solo da lì si può confrontare realmente la nostra classificazione con gli standard internazionali e allinearli sempre di più per dare una informazione completa, corretta, in tempo reale e senza mediatori culturali eccessivi, ovvero strumenti di adattamento delle informazioni che rischiano di fare perdere poi la qualità del dato sottostante. Siccome è molto tardi, non parlerò di alcune cose delle quali vi volevo parlare, immigrazione, terrorismo, che pure avete evocato, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Dottor Aprile, Antonio Adinolfi, MEF, è stata evocata ora la corruzione internazionale, mi ha fatto tornare in mente storie processuali clamorose degli ultimi anni che hanno visto il nostro paese appunto un po' asimmetrico rispetto ad altre in Europa. Sono i dati armonizzati, i dati condivisi sono una risorsa economica per il paese. Dal punto di vista del MEF, che riflessioni, che conclusioni si possono trarre del lavoro di oggi? Grazie prima di tutto per l'invito, cercherò di essere breve, consapevole del tempo. Allora, io sicuramente il tema di oggi, la classificazione, la convergenza delle classificazioni dei reati è un tema importantissimo, ma devo dire è anche il tema realtà dei dati, come diceva lei, l'importanza dei dati, più che altro nel confronto internazionale che sta diventando l'arena dove ci confrontiamo quotidianamente, dove il Ministero si confronta. Per quanto riguarda i dati statistici, devo dire che io me ne sono occupato in passato nella mia precedente esperienza gestendo diverse banche dati, anche di sospetti falsi euro, per esempio, quindi che in qualche modo toccavano la sfera penale più dal lato della prevenzione. Attualmente io sono sempre nella direzione della prevenzione, però ho una visione leggermente più ampia. Mi occupo e sono delegato in un organismo internazionale. Quello che noto sostanzialmente è che questa convergenza della classificazione dei reati va ben oltre quello che è l'aspetto propriamente statistico, cioè si va come ho indicato prima, lo vedo molto nel confronto internazionale, la necessità di guardare gli altri paesi, di misurarsi rispetto agli altri, anche di valutarsi rispetto agli altri. Ad esempio nell'organizzazione internazionale di cui io faccio parte, che è un'organizzazione che si occupa di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, c'è un sistema in cui ogni paese valuta l'altro. Per fare questo c'è bisogno di una serie di dati, c'è bisogno di un'armonizzazione dei dati. Questo organismo, per esempio, si pronuncia con delle raccomandazioni, quindi l'armonizzazione diventa necessaria non solo da un punto di vista statistico, ma da un punto di vista di una fonte, qui si viene chiamata soft law, che però ti impone di adottare determinate terminologie, di adottare determinate figure giuridiche, per esempio nel caso penale i reati presupposti del riciclaggio, che sono comparabili tra i vari sistemi giuridici, a volte anche diversissimi, cioè sistemi civil law e sistemi di common law. Cioè mentre
Questa cosa adesso noi la vediamo abbastanza chiara, per esempio a livello europeo, lì c'è uno strumento giuridico chiaro che è la direttiva che ti costringe ad armonizzare, a standardizzare la tua figura di reato rispetto agli altri, però posso dire che anche nell'ambito internazionale di questi organismi questo fenomeno è chiaramente visibile. Quindi sostanzialmente il SISTAN sicuramente è un volano per l'armonizzazione, ma non è l'unico, c'è un sistema intorno che spinge verso questa soluzione che poi sostanzialmente ha delle ricadute chiaramente nazionali. Noi per esempio facciamo un'analisi nazionale dei rischi in un comitato interministeriale dove ci sono le più alte rappresentanze di vari ministeri, giustizia, cioè Guardia di Finanza, Banca d'Italia, UIF, e lì inevitabilmente questa classificazione è importante, perché poi una volta che abbiamo la valutazione noi la dobbiamo sottoporre agli organismi internazionali. Quindi io vedo soprattutto questo fenomeno spinto di internazionalizzazione che al di là del fenomeno statistico ci pone in questa situazione. Grazie. Infatti ci sono, dicevamo prima, una classificazione che parte dagli eventi, dai comportamenti e non dalle norme, proprio perché la dimensione digitale globale ha messo in campo, pensiamo per esempio ai crypto asset e ai crimini legati alle piattaforme, la corruzione internazionale, il crimine internazionale, il cyberterrorismo, quindi sono tutti fenomeni, come dire, completamente nuovi, in via di sviluppo, purtroppo non normati, e che devono essere incasellati velocemente in frame che consentono di capire come mettere in campo una azione di insomma, e anche poi di analisi di questi fenomeni. Prima di sentire le conclusioni della nostra capodipartimento della produzione statistica, Monica Pratesi, sentiamo invece la testimonianza di Maria Filomeno del Consiglio Superiore della Magistratura. È per noi un ospite interessante e importante, non solamente perché il Consiglio Superiore della Magistratura lo è, ma perché è una recente acquisizione del sistema. CSM è entrato con il suo ufficio statistico nel SISTAN pochi mesi fa, per cui ascoltiamo molto volentieri una sua testimonianza. Grazie. Sì, grazie davvero per l'invito. Appunto, noi siamo entrati nel SISTAN solo ad aprile. E citerò il vicepresidente Davide Ermini, che nel comunicato stampa ha detto: è un ulteriore passo avanti nella direzione della trasparenza e della condivisione dei dati statistici che riguardano la magistratura. Quindi chiaramente siamo disponibili a una collaborazione con gli altri enti e gli uffici di statistica per l'armonizzazione dei dati, ma anche sul piano scientifico e metodologico. E, il CSM aveva già un suo ufficio di statistica che è a supporto, è stato istituito con regolamento interno nel 2016 ed è proprio l'ufficio statistico del CSM è previsto tra gli altri organi consiliari permanenti. E effettua statistiche, analisi, reportistica, supporto di commissione e supporta anche gli uffici in materia di organizzazione e distribuzione delle risorse tramite la settima commissione che è deputata a. In tema di classificazione dei reati anche il Consiglio si è creato, partendo anche dalla classificazione della Cassazione, una classificazione dei reati che ha una finalità diversa, ovvero quella di individuare, come prevede l'ordinamento giudiziario, quali sono le materie di competenza di ciascuna sezione tabellare di cui si compone. E quindi abbiamo dovuto, diciamo, creare una classificazione molto semplificata con questa specifica finalità. È inutile, cioè non la dettaglio, diciamo, ma è solo un lo voglio prendere come uno spunto di riflessione sul fatto che appunto le classificazioni ci possono essere diverse classificazioni che seguono finalità differenziate. L'importante è arrivare a una riconciliazione di anche in ambito con il Ministero della Giustizia, dove anche lì nel settore civile c'è una classificazione che utilizza sempre per ragioni organizzative e che è diversa dalla classificazione che utilizza il Ministero per la pubblicazione dei dati digitali, e quindi il nostro sforzo è cercare di
conciliare queste due informazioni in modo che poi nella lettura dei dati l'utente sia facilitato e quindi leggere correttamente le informazioni. A mio avviso, ascoltando anche il dibattito molto importante e gli interventi molto importanti della mattinata, ci può essere un ambito di sviluppo quale magari il Consiglio può iniziare ad avviare una collaborazione, che può riguardare proprio l'aspetto organizzativo, cioè in che modo, ad esempio, alcune tipologie di reato si possa indagare la risposta degli uffici giudiziari dal punto di vista proprio dell'organizzazione. Faccio un esempio, il tema della specializzazione del giudice, no? Potrebbe essere un aspetto che potrebbe essere affrontato per alcune tipologie di reato previsto dalla classificazione, nella quale appunto l'intervento del Consiglio potrebbe essere utile per andare a individuare proprio quali sono gli uffici nei quali quella determinata materia è trattata in maniera specifica. E questo è solo uno degli esempi che sono fare, e poi sottolineerei anche che la creazione di una classificazione internazionale dei reati è molto importante per appunto internazionale, potrebbe essere anche l'inizio per iniziare a pensare a un sistema di pesatura anche dei procedimenti. Anche questo è un tema che è stato sempre affrontato e ancora non riusciamo ad arrivare ad una uniforme del processo, quindi forse una istituzionale tra più enti potrebbe essere utile in questa direzione, sia chiaramente nel settore penale che nel settore. Grazie. Sono interventi che evocano lo straordinario lavoro che si può fare su questo campo. È un campo su cui la statistica deve recuperare molto terreno, perché anche per questioni di regulation che sono legate alla privacy, negli ultimi anni la statistica sul dominio giustizia si è un po' fermata. Che da questo tipo di riflessione, proprio in termini di produzione statistica, di collaborazione che il nostro istituto può intrecciare con le realtà del sistema, SISTAN e non solo, sono veramente innumerevoli. Su questo però credo che meglio di tutti è Monica Pratesi, che può dirci qualcosa. Grazie Monica. Grazie a tutti voi, a ciascuno e a tutti, e soprattutto grazie ai partecipanti online. Nei momenti di picco sono stati 150 le connessioni che abbiamo avuto. A testimonianza, oltre all'affluenza qui in sala, siamo circa 50 persone, quindi il tema è un tema importante per molti, sicuramente importante per tutti noi, importante per l'Istituto, importante per il Dipartimento della Produzione Statistica. E questo ce lo siamo detti, però il punto è perché è importante. Io riflettevo su questo mentre vi ascoltavo e sono convinta che sia importante quello della riconduzione a un'unica classificazione dei reati, non tanto di per sé. È chiaro, la classificazione è la prima forma di conoscenza in tutte le discipline, quindi se vogliamo avere un linguaggio comune è chiaro che dobbiamo condividere una classificazione dei reati, degli eventi che portano a avere quella qualificazione reato qui in Italia e negli altri paesi d'Europa e possibilmente negli altri paesi del mondo. Cioè ci dobbiamo orientare insieme. Ma perché lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare non soltanto per una questione di amministrazione della giustizia, ma perché conoscere la realtà e produrre dati statistici sulla realtà è un obbligo per l'Istituto Nazionale di Statistica, che vi ricordo coordina il SISTAN di cui voi fate parte, quindi è un obbligo proprio, un compito istituzionale, ed è un compito istituzionale che noi assolviamo non producendo dati omogenei, confrontabili, comparabili e distribuibili tra le varie entità del SISTAN, sugli aspetti non vorrei dire normali,
della vita quotidiana, quindi la realtà sociale ed economica che non confligge con aspetti che invece noi qualifichiamo come devianti. A noi interessa avere uno sguardo oggettivo, imparziale, autonomo, indipendente e condiviso su tutto quello che capita, alle famiglie, alle imprese, agli individui. Quindi ci interessa sapere anche cosa fanno i detenuti, come si evolve il lavoro in carcere, quanti sono, come mettiamo in contesto, ad esempio, questi dati con il resto dei dati che l'istituto produce. Insomma, dobbiamo essere aperti a mettere in contesto i dati che già ci sono sui reati e anche a cogliere fenomeni nuovi. Ne ho sentiti nominare tanti, cybercrimine, crimini economici, cyberbullismo, aggiungo, riciclaggio, contrasto al terrorismo, il tutto in una dimensione digitale come crypto access, piattaforme, cyberterrorismi. Insomma, sul giornale leggiamo buone cose e cose che ci colpiscono. Noi dobbiamo avere la capacità di progettare dati su tutti questi aspetti. Ecco, la buona notizia, se volete, o la sfida, se volete, è che la progettazione concettuale dei dati che riguardano quella che, fra virgolette, ai miei tempi si chiamava statistica giudiziaria quando ero studente, noi senza di voi non siamo in grado di farla. È vero anche il viceversa, cioè senza una sinergia fra Istat e i vari attori del SISTAN, qui degnamente rappresentati, e mi dispiace se con linguaggio poco tecnico ho evocato dei temi che ho sentito negli interventi precedenti. Ecco, voi senza noi non avete la potenzialità della messa in contesto dei dati che possiamo avere a testimonianza di purtroppo criminalità nuova e antica, se volete, o criminalità comparabile tra l'Italia e il resto d'Europa. Quindi la mia è sicuramente una richiesta di collaborazione, un lancio della necessità di lavorare in sinergia. E guardate che il momento è, da un certo punto di vista, fantastico, perché esiste il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che al momento sta finanziando il catalogo nazionale dati, il progetto di cui Istat è attuatore. Voi direte: cosa c'entra? C'entra come? Perché io ho sentito una parola che mi ha immediatamente acceso tante lampadine, cioè ho sentito dire interoperabilità dei dati. Guardate che mettere a comune una classificazione è il primo passo per poi permettere lo scambio dei dati fra un membro SISTA nell'altro. Noi sappiamo che i microdati ce li possiamo scambiare e quindi agevolare in questo modo il nostro lavoro. Certo è che manca ancora molto da fare. Per esempio, non possiamo seguire i procedimenti giudiziari nelle loro diverse fasi processuali, e questo, se volete, è un po' un limite, perché non riusciamo a dare quell'immagine che ci piaceva, che ho evocato, no? Di conoscenza completa nel bene e nel male di quello che capita alle famiglie, agli individui, alle imprese, ai vari attori. Certamente abbiamo anche delle sfide. L'economia illegale, il valore economico dell'economia illegale. Insieme a voi Istat può fare dei tentativi di apprezzare, di dare questo valore economico, perché abbiamo tante altre fonti. E poi siamo bravi, perdonatemi se questa punta di orgoglio, perché noi dai dati amministrativi sappiamo tirar fuori dei dati statistici. Non è mica la stessa cosa, perché se si parla di dato statistico già in mente abbiamo una classificazione comune, già abbiamo in mente una potenzialità di confronto, una condivisione, quindi un linguaggio costruito. E per non parlare dei costi sociali che assumiamo e ci carichiamo sulle spalle tutte le volte che abbiamo una persona in detenzione. E pensiamo ai costi sociali della violenza contro i gruppi più vulnerabili. Sto pensando alle donne, ma penso anche ai bambini, quindi all'abuso nei confronti dei minori, a come lo riusciamo a far emergere. Ci sono tante punte di iceberg che insieme potremo esplorare con più cognizione e anche con più soddisfazione. Quindi per me oggi è un momento importante,
ma non per modo di dire, perché proprio sono convinta che in questo momento in cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione è in fieri e non solo a discorsi, ma ci sono tanti progetti in pratica che la realizzano, è un momento buono per rafforzare le collaborazioni e soprattutto elaborare insieme la progettazione concettuale dei dati, che è una cosa specifica della statistica, specifica dell'istituto, ma da fare in collaborazione, perché senza quella poi dopo i raccordi non si fanno. Purtroppo, o forse meno male, è necessario investire prima nel capire quali sono i livelli possibili di aggregazione successiva, cioè bisogna prima pensare il dato disaggregato in maniera tale che poi confronti e aggregazioni siano, come diceva prima la collega, possibili. Se non ci si pensa prima, a posteriori, cari voi, non si fa. E quindi mettiamoci le maniche arrotolate e sia la prima di una serie di fruttuose collaborazioni. Grazie davvero. Grazie. Beh, allora grazie a tutti, grazie per l'appuntamento che abbiamo vissuto insieme e, come dire, l'appuntamento al prossimo passaggio sulla classificazione internazionale dei reati. Grazie.